Buonasera e ben ritrovati. Oggi siamo al Museo Civico della Storia Naturale di Genova, che è uno dei posti più belli per andare a visitare la storia della vita su questo pianeta. E per quanto ne sappiamo attualmente, questo è l'unico pianeta dove ci sono tutti gli elefanti antichi di queste dimensioni. E la cosa interessante è che tutto quello che vedete su questo elefante, ogni singolo atomo, in realtà ha iniziato la sua storia all'interno di stelle, che hanno iniziato la loro storia dopo il Big Bang. Ora, in questo spettacolo cercherò un po' di rimontare tutte le fasi di evoluzione dell'intero universo guardando a quello che abbiamo nel nostro quartiere cosmico, nel Sistema Solare. Ogni pianeta è veramente un caso unico, come qui ogni singolo animale che vedete rappresenta un pezzo unico dell'evoluzione della vita sulla Terra, e tutti quanti sono collegati insieme e raccontano un quadro più grande. Allo stesso modo, in questo spettacolo che si chiama Il Giro del Sistema Solare in 80 immagini, diamo un'occhiata a quali sono i corpi nel Sistema Solare e come ogni singola differenza di questi corpi ci racconta insieme la storia dell'intero Sistema Solare e anche dell'intero universo. Quindi godetevi lo spettacolo, divertitevi e se vi capita venite assolutamente a Genova a vedere questo splendido museo che oggi ci ospita, e assolutamente andate a seguire l'associazione Polaris. Quindi loro fanno un lavoro fantastico e vi assicuro con tutto il cuore che sono tra i migliori che ho conosciuto. Andate a iscrivervi al canale, cliccate qui sopra, dipende da dove, come state girati con i computer, e seguiteli. Un grande abbraccio e ci vediamo molto presto. Adrian, che arrivi di fare le tue comunicazioni di servizio. E, allora, la prossima conferenza qui al Museo di Storia Naturale di Polaris sarà venerdì 3 dicembre e, come molti di voi sanno perché abbiamo distribuito dei volantini, sarà su Marte, sul pianeta rosso, e la terrà un relatore, Alessandro Vietti, un socio di Polaris, appassionato di Marte, scrittore anche di fantascienza, ha scritto recentemente un libro su Marte, quindi è un ingegnere, quindi chi meglio di lui vi potrà parlare di questo pianeta, perché è proprio la sua passione, è addirittura un po' fissato, io dico sempre che lui è un marziano, secondo me, e vedrete se ho ragione o no. Quindi vi aspettiamo venerdì 3 dicembre. Sabato 3 dicembre, scusate, avete ragione, lo sapete meglio di me, complimenti. Allora, volevo anche ricordarvi che domani saremo sempre con Adrian per un raduno di astronomia che si terrà, se fosse bello, però purtroppo le previsioni non sono ottimiste, a Villa Croce in Carignano, dalle 11 del mattino alle 18 di sera. Durante, cosa si fa in un raduno di astronomia? Prima di tutto c'è Adrian che vi parlerà di astronomia. Terrà anche, se vorrà, delle mini conferenze o di astronomia su vari temi, risponderà alle vostre domande, e poi ci sarà un book crossing scientifico, porteremo dei libri o di scienza o di astronomia o di fantascienza che chiunque potrà scambiare portando un libro gratuitamente, prendere, venire con un libro vecchio, nuovo e tornarsene a casa con un libro nuovo. E poi volevamo anche portare i nostri telescopi solari per poter vedere il Sole insieme ad Adrian in H-alfa col filtro per vedere le protuberanze solari, e anche in luce bianca per vedere le tempeste solari e le macchie solari. Però purtroppo le previsioni sembrano non buone, probabilmente potrebbe piovere. In questo caso il raduno si farà lo stesso dalle 14 alle 18, sempre con Adrian, terrà lui il raduno, è suo in realtà, e presso la nostra sede di Salita Superiore della Noce 27, cancello. C'è un cancello con un parcheggio gratuito, privato, ed è dietro Corso Roma. Sui nostri volantini trovate tutte le spiegazioni e al limite avete il nostro telefono sul volantino o la mail per domani per chiedere dove siamo, per chiedere informazioni. A questo punto, sì, nella nostra sede, se è brutto tempo, lo faremo dalle 14 alle 18. Dalle 14 alle 18 nella nostra sede. Se è brutto nella nostra sede dalle 14 alle 18. Se è bello dalle 11. Se è bello dalle 11 Villa Croce.
Ora, a questo punto, per i pochissimi di voi che non conoscono Adrian Fardani in questa sala, ma non credo che ce ne siano, vi dico solo due cose su di lui. Lui è un famoso, ormai sta diventando famoso, divulgatore scientifico, ha un canale su YouTube, Link for Universe, scritto Link 4 Universe, e anche una community, ha un sito, Link to Universe, e un sito web, un blog, è una community che ha formato da tanti anni, il suo canale YouTube ha quasi 70.000 iscritti, quindi sta diventando famoso perché è un bravissimo divulgatore scientifico, è laureato in filosofia e storia della scienza, correggimi se sbaglio, filosofia e storia della scienza e volevo dire che mi sono dimenticata cosa volevo dire. No, volevo dire che in realtà per la precisione non ho, ma abbiamo, perché il senso di tutto il progetto di Link for Universe è che tutta questa cosa è tanto mia quanto vostra, quindi se questa cosa fallisce è anche col vostro. Sì, è vero, è proprio un senso di partecipazione. Lui coinvolge sempre molto tutti, ha uno staff, una community, cioè è vero. I video che faccio nascono poi dalle proposte, dai commenti con cui porto avanti le discussioni nei commenti su YouTube, quindi è veramente una cosa nostra, è una delle cose che mi rende più fiero. Sì. Non c'è la relazione di fan, cioè sei proprio gente che conosco, che partecipa, tra l'altro sì, lui è anche attore teatrale e quindi unisce questo coniuga la divulgazione scientifica anche con un approccio non cattedratico, didascalico, ma entra in empatia con il pubblico in modo più coinvolgente. Ho detto anche troppo, quindi facciamo un bel applauso ad Adrian Fardani. A raffreddarsi perché è talmente condensato che la temperatura è così alta che non è più in equilibrio, non ce la fa a stare così, e a quel punto quando inizia a raffreddarsi si espande. Immaginate il lievito che mettete per fare un gigantesco biscotto, mettete il lievito con un po' di cioccolato e man mano che il lievito lievita, chiamiamolo così per questo, i pezzi di cioccolato si allontanano tra di loro. Tutto quanto inizia a raffreddarsi. Ora, io ho chiesto all'organizzazione del museo di abbassare la temperatura, ma mi hanno detto che mi picchiereste. Quindi immaginate che tutto inizia a raffreddarsi. Quando si raffreddano le cose, le prime pieghe compaiono nello spazio e nel tempo che si espande. Tutto quanto si espande velocemente passa dalle dimensioni di un punto in meno di un secondo a più grande di quanto è l'universo ora. Poco
dopo l'universo continua ad espandersi anche molto più veloce della velocità della luce ed è abbastanza bassa la temperatura da iniziare ad avere in queste pieghe le prime particelle, i primi elettroni, i primi fotoni e poi i primi protoni. Nascono i primi fotoni liberi. Non c'è una stella, non c'è ancora una luce, non c'è qualcosa di definito, è tutto molto arancione, un po' come le lezioni negli Stati Uniti ora. E tutto quanto l'universo è ancora confuso, non ci sono atomi. I primi che iniziano ad esistere sono fatti di un protone e un elettrone che orbita intorno. Sono atomi di idrogeno. Ogni volta che bevete acqua, e siete anche buona parte acqua, ogni singolo atomo di idrogeno che vi compone è nato in quel momento 13 miliardi di anni fa. Quindi è inutile che vi preoccupate per le rughe, insomma la maggior parte di voi è molto vecchia. Ogni singolo atomo di idrogeno ha questa storia e man mano che si va avanti l'universo gli atomi di idrogeno iniziano ad incontrarsi in queste pieghe. Immaginate un gigantesco mare. All'inizio è tutto oscuro e in queste pieghe dove ci sono delle onde si accumula più materia. Questi primi atomi che sono nati finiscono per essere attirati laddove ci sono delle pieghe più in alto, dove le onde sono più in alto. In quelle pieghe si accumulano più atomi, è lì che si formano le prime stelle. Gli atomi iniziano a fondersi insieme perché si addensano uno dopo l'altro e alla temperatura torna così alta che a un certo punto iniziano ad essere liberati fotoni. Luce! Per la prima volta nella storia dell'universo si fulminano le lampadine. No, si fulminavano anche le stelle perché esplodevano, continuano a farlo. E le prime stelle che sono nate nella storia dell'universo hanno rilasciato un'energia che continua a brillare tutt'oggi. Riusciamo ancora a vedere la pallida luce di quel momento, riusciamo a vedere i primi momenti in cui la luce, l'universo stesso diventa abbastanza rarefatto e prima ancora di avere stelle, quando l'universo permette ai primi fotoni liberi di lasciare la scena, lasciano una radiazione di fondo che vediamo ovunque ancora oggi. Se voi vi ricordate, voi che siete molto giovani, avete presente le pulci nella TV? Le pulci, sì, non le veramente le pulci, dipende quanto che casa è, se hai abbastanza gatti, però le pulci tipo puntini bianchi e neri sulla TV. Vedete gente adulta che pensa ai bambini non sanno niente, non hanno vissuto niente, lo sanno già. Tutte quelle 10% di quelle pulci che vedete nella TV quando non c'è il segnale proviene dalla radiazione cosmica di fondo. Quel disturbo che vedete comparire e scomparire sono semplicemente atomi di radiazione, fotoni di radiazione che risalgono a quell'epoca. Quindi anche solo le pulci in TV sono già più interessanti di metà della televisione ora. E pagate comunque il canale. Comunque il punto è che la radiazione è rimasta ovunque. Vediamo la traccia. Questa è la prova più concreta, più solida che abbiamo che l'universo ha avuto questo inizio, questa storia. Anche il fatto che ogni volta che guardiamo lontano, tutte le galassie si allontanano da noi. E lo fanno in maniera matematicamente precisissima. Se voi prendete qualsiasi punto dell'universo, tutte le galassie si allontanano da quel punto. Per esempio, te, matematicamente, sei il centro dell'universo. Prima di montarti a testa lo è anche lei, lo sono tutti, quindi nel senso, mi dispiace averti sciupato la giornata, però tutti quanti possono essere matematicamente il centro dell'universo, perché non ha un centro, non c'è stata mai un'esplosione. L'universo si espande dentro se stesso. Ora voi mi direte, sì, ma aspetta, non ha senso, come fa dentro se stesso? Se questo non vi sembra senza senso, pensate, l'universo può essere finito e non avere confini. E lo so che sembra folle, però se andate a dare un'occhiata all'inizio del museo vedrete un'intera galleria sull'evoluzione della nostra specie. Ora, noi tendiamo a guardarci allo specchio la mattina e pensare che siamo molto fighi, nelle giornate in cui va bene. Ma non è che siamo parte, noi siamo comunque dei cavernicoli, siamo ancora dei cavernicoli che sono bravi ad andare nello spazio, ma di base siamo ancora cavernicoli. Tutto il nostro DNA è rimasto più o meno quello, non siamo cambiati granché. Quello che ha fatto differenza è che noi quando nasciamo ereditiamo le cose, il sapere, le tecnologie di quelli prima di noi. Questi marmocchi che parlano, loro sanno della relatività. Voi sapete la relatività? Avete presente la relatività di Einstein?
Per esempio, Einstein non ha avuto questa fortuna, perché lui quando è nato non sapeva niente della relatività. Se avessero detto, lo sai cos'è la relatività di Einstein, sarebbe rimasto molto sorpreso, perché non l'aveva ancora inventata, era piccino. E il vantaggio che avete voi è che ora voi avete alle spalle migliaia e migliaia di anni di storia dell'umanità. Ora lo so che a voi non frega niente, nel senso che poi dopo gli adulti di solito si ingannano pensando che quando avranno dei bambini poi dopo potranno mostrare quanto hanno imparato e saputo dall'esistenza, rispondendo alle grandi domande tipo come mai il cielo è blu o perché ci sono gli alberi, quando invece poi dopo nella realtà i bambini sanno già le risposte a queste cose, sanno già che ci sono i troll che lanciano pezzi del sole in giro sulle le stelle, ma sono interessati a sapere per esempio qual è il nome di quella striscia che c'è in mezzo ai biscotti e perché è di quello spessore non più grande. Ed è per questo che gli adulti dicono zitto, torna, vai a letto, rimani solo al buio disteso, che per i bambini sembra stranissimo. E noi mandiamo i bambini a dormire la notte convinti che senso, no, vanno a dormire e devono riposare, quando in realtà quello che loro sentono dal loro punto di vista sono pieni di forze ed energie e ora devi stare lì disteso in silenzio al buio per ore. Non è la stessa cosa, sì, perché poi ti addormenti se va bene, però il nostro cervello è abituato a ragionare in base all'esperienza. Non riusciamo a comprendere come è fatto davvero tutto l'universo in questo senso, perché non è nella nostra natura ragionare su questi in questo modo. Noi non siamo abituati a questo. Se vi faccio la domanda, quanto tempo fa era un milione di secondi fa? Un milione, qualcuno prova? Più di un'ora, bravo, date un biscotto a quel ragazzo. Più di un'ora. Mesi? Anni? C'erano ancora i dinosauri un milione di secondi fa? Allora, un milione di secondi fa era circa 11 giorni fa. Il problema con il nostro cervello è che va nel panico. Letteralmente, quando sente un milione di secondi, pensa, ok, milione significa tanto, ma secondi significa poco. Oh mio Dio, cosa dobbiamo fare? Ci licenziano. Non è un milione, è tanto, secondi è poco, e andiamo in dissonanza cognitiva. E la stessa cosa succede di continuo. Per esempio, se ti chiedo a te, questa parte del tuo braccio, ma potete fare lo stesso esercizio anche voi, da qui, dal gomito. Dal gomito fino al polso, e la grandezza del vostro piede, della suola del vostro piede? Sì, esatto. C'è qualcuno che è più esperto mio. Ma se vi guardate questa parte è esattamente la grandezza della suola del vostro piede, e vi sembrerà poco credibile perché vi sembra grande, perché da quando nasciamo lo vediamo vicino, i piedi non ci sembrano piccoli perché sono laggiù. Ora, se noi abbiamo una visione così distorta persino del nostro cervello e non riusciamo a capire quanto sono grandi i nostri piedi, che speranza abbiamo di comprendere come è fatto l'intero universo? Per questo abbiamo bisogno di trucchi, di matematica. La matematica ci dice esattamente come è fatto l'universo. Poi, dopo quanto traduci quello in parole dantesche, non ha più senso. È un po' come cercare di fare la cosa opposta, per cui se voi prendete la Divina Commedia e la traducete in solo matematica, non avrà senso. Perché non è quello il punto, quello che riuscite a tradurre è magari la metrica o quanti parole ci sono. Quello che si perde è il contenuto di base, ed è la stessa cosa con la matematica. Chi ha fatto per abbastanza tempo astrofisica, guardo qualcuno a caso che so che ha fatto astrofisica, non riesce più a vivere con una persona normale perché parla un'altra lingua. Non riesce a comunicare perché il cervello si è adattato a ragionare in modi che noi non riusciamo a fare quotidianamente. Ragiona ma in un modo matematico, e a quel punto riesce a intuire determinate cose, no? Perché inizia a dire cose come, certo, beh, ovvio, per via della costante gravitazionale. E le persone ti guardano strano, no? E dell'intero della nostra intera esistenza è fatto così. Ora sacrificherò uno di questi volantini, mi dispiace. Ora, uno di questi volantini, ora se guardate questo, perché cade? Per la gravità, giusto? Sì, come le mele. Come le mele. Ora, il motivo per cui cade in realtà, se sentiamo Einstein, non è perché c'è una forza che la tira, è perché lo spazio-tempo tra qui e la Terra è piegato. So, è esattamente la stessa vostra reazione.
E tutto qui è piegato, esattamente. Se voi guardate alla Terra, oggi do una brutta notizia. La Terra sta cadendo sul Sole. È verissimo. Però te sarai già vecchia quando succederà. Perché impiega miliardi di anni. Il motivo per cui la Terra orbita intorno al Sole è perché lo spazio-tempo è piegato come un gigantesco telo, va bene? E cade come una pallina che cade in questo telo piegato verso il centro. E più la massa è grande, più lo spazio-tempo è piegato, più questa pallina cade velocemente. E per lo stesso motivo, questo pezzo di carta cade verso il basso, perché tra qui e qui lo spazio-tempo è piegato. Sì, e non riusciamo a capacitarci perché, come dicevo, siamo dei cavernicoli che cercano di ragionare ancora con sistemi molto complessi. Ho fatto tutta questa premessa per dirvi che quello che cerchiamo di fare, quello di cui parliamo, è talmente bello che è di gran lunga la più grande avventura che potremmo mai fare. La comprensione dell'intero universo è talmente avventuroso per la nostra specie che non va oltre i nostri limiti fisici. Cioè, non è come... dall'antichità fino ad ora la sfida più grande per gli umani era: vuoi vedere che riesco a resistere al freddo in Antartide finché non mi cascano i denti? Ce la faccio. Era la resistenza fisica, necessitava anche di una certa preparazione e un certo numero di un vocabolario di conoscenza di certe bestemmie, però perlomeno riuscivi a immaginare che riuscivi a fare. Ora, in realtà, quello che stiamo cercando di fare ora è molto più difficile, perché non è solo resistere fisicamente, è cercare di piegare il modo in cui noi siamo fatti, in cui è fatto il nostro cervello, e piegarlo alle necessità, come è fatto in realtà l'universo, e comprendere cose per cui non siamo stati, non ci siamo evoluti. Quindi, ottimo per noi, bravi così. E come diceva Carl Sagan, noi siamo un po' come se l'universo cercasse di capire se stesso, perché se ci pensate tutto l'universo è fatto di atomi, e l'abbiamo provato all'inizio, non so perché Nicodemo, l'inizio è qua giù, nel futuro. Però quando l'abbiamo provato che tutto quanto è fatto di atomi, tutto l'universo è fatto delle stesse cose di cui siamo fatti noi, un po' come la vostra testa è fatto della stessa roba di cui è fatto tutto il resto del vostro corpo, no? Quindi la vostra testa che pensa le cose, percepisce e ragiona sull'intero universo, la vita e tutto quanto, e dove Molise, la vostra stessa testa è quella che poi cerca di comprendere anche l'universo. E allo stesso modo noi, che siamo fatti delle stesse cose di cui è fatto tutto l'universo, ragioniamo su come è fatto l'universo, quindi è l'universo che si guarda e dice: oh, però... Marte, bello, non pensavo di avere queste qualità, mi espando, forse dovrei mettermi a dieta. Ora, iniziamo il nostro rapido percorso, vediamo se si possono spegnere bene le luci. Spegniamo questo. Si parte con le immagini. Sì, spegni le luci. Diventerà buio. Beh, comunque anche se non funziona prima o poi il sole finirà. Allora, sono un ottimista. Questo non si accende. Ah, ok, va bene. Vi faccio vedere, iniziamo il percorso con quello che c'era all'inizio della storia dell'universo. Dopo l'espansione, dopo che vi ho detto che si è raffreddato, questa immagine, vi ricordo, tutte le immagini sono vere, come vedrete, questa immagine è stata ottenuta dal Hubble Space Telescope e ogni singolo puntino che vedete, a parte qualche stella che c'è sempre di mezzo, però tipo quelle più luminose, quella brillante in bianco giù. Però ogni singolo puntino che vedete è una galassia. Ogni singolo puntino tra quelli contiene centinaia di miliardi di stelle. Ma quella più grande è una stella polare? Quella più grande no, somiglia molto, perché anche la stella polare è una stella, ma in realtà è un'altra stella, e sono sempre tra i piedi. Quando sei all'interno della galassia devi togliervi di mezzo tutte le volte per riuscire a vedere qualcosa. Ma se ingrandiamo possiamo vedere questo. Questo è un zoom ancora più dettagliato, riuscite a vedere anche le forme di alcune delle galassie. Questo è il primo piano di una. Comunque, se guardate sullo sfondo, ognuna di quelle di quei puntini sono galassie con centinaia di miliardi di altre stelle come il nostro Sole.
questa coda lunghissima è dovuta al fatto che quella galassia ha avuto la sfortuna, o la fortuna, di incontrare da vicino un'altra, e quindi si sta deformando tutto quanto perché si fondono insieme, e questo l'ha portata ad allungarsi tantissimo. E la stessa cosa succederà anche alla nostra. Se vi mantenete in salute, vivete bene e fate quello che vi dicono i genitori, da grandi, tra circa 2 miliardi di anni, potrete vedere la collisione della nostra galassia con un'altra e avete gigantesche scie di stelle. Però dovete lavorare, mantenetevi bene in salute. Questa è una galassia che somiglia molto alla nostra. Questo per darvi un'idea di come è fatta la nostra galassia da fuori. Noi non riusciamo a vederla da fuori, ma più o meno ha questa struttura. Grandi braccia e al centro è barrata. Al centro, non, tutta la galassia, tendiamo a pensare che orbita intorno a un buco nero gigantesco. C'è un buco nero gigantesco al centro, di 4 milioni di masse solari, però la galassia non orbita intorno a quello. È per pura coincidenza lì, perché tutto lo spazio è piegato lì e quindi c'è finito in mezzo, però... Di base la galassia orbita intorno al suo stesso peso, è molto massiccia, tutto quanto gira grazie al peso che ha. Ora, tutti i puntini che vedete non sono stelle, sono gruppi di stelle, e siamo talmente lontani che ogni puntino che vedete sono centinaia o a volte migliaia di stelle insieme. È un po' come se voi vi allontanate, se voi siete sopra la città di Genova, riuscite a vedere le luci di ogni singolo faro, delle luci delle città, di macchine o di case. Se vi allontanate tantissimo, vedete solo un puntino luminoso di Genova, giusto? Di tutta la luce insieme. E la stessa cosa succede qui. Questa è all'interno della nostra galassia e qui nascono le stelle. Questa è una nebulosa che si chiama pilastri della creazione. Quelle zone scure che vedete, grandi, sono gas e polvere. Ora, gli astronomi hanno l'abitudine di chiamare in maniera estremamente banale più o meno tutto nell'universo, quindi abbiamo deciso di chiamare gas, idrogeno ed elio, tutto il resto è polvere. Tutti gli atomi letteralmente, a meno che non siano dentro le stelle, in quel caso si chiamano metalli, tutti gli atomi che non sono idrogeno e elio, anche se non sono metalli, persino il carbonio dentro le stelle è metallo. Però è perché gli astronomi sono così, come quando abbiamo scoperto pianeti giganteschi e gassosi, li abbiamo chiamati giganti gassosi. Abbiamo scoperto pianeti piccoli, nani, li abbiamo chiamati pianeti nani. Abbiamo trovato, è sempre così, stelle gigantesche rosse, come abbiamo chiamato, giganti rosse. C'è un grande legame tra bambini e astronomi. Ora, queste stelle che vedete nascere, quei puntini più rossi che vedete in mezzo, stanno con la loro radiazione scavando all'interno della nebulosa. Quindi tutta questa cosa che vedete qui sta morendo. Piano piano verrà divorata dalle stesse stelle che aiuta a crescere. Ogni volta che c'è un'esplosione vicina, la nube collassa piano piano, e dove collassa, dove è più densa, fa nascere stelle. Vedete quella grande stella brillante che è in cima lì in mezzo accanto al braccio più lungo? Quella ha scavato intorno ed era in un posto come quegli altri due. Ha scavato, vedete, tutta la parte intorno sulla parte sinistra. Allo stesso modo è nato il Sole. Il Sole è nato in uno di questi posti, in una di queste nebulose. Questa è la nebulosa testa di cavallo ed è una foto del telescopio spaziale Hubble. Ora, come dicevo, è difficile credere che siano tutte vere, ma vi assicuro che è così. Ora, se voi foste lì, vicino, all'interno di questa nebulosa, vi immaginate che vista? Sarebbe noiosissima, perché non vedreste in realtà ben nulla, perché è così vicino che in realtà non riuscite a vedere tutto il gas, perché tutto questo gas, tutta questa zona è circa 3 anni luce in diametro da una parte all'altra. Quindi se voi guardate da vicino, vedete, non riuscite a vedere tutto quanto insieme, perché tutti questi puntini, tutta la polvere, riuscite a vederla compattata insieme solo da molto lontano. Da vicino è troppo rarefatto, perché un atomo qui, uno là, uno là. Quindi sono cose che si possono apprezzare più che altro da distante. Ora, vedete, non so quanto è ottima la vostra vista, questa è un'altra nebulosa, l'Aquila, e vedete quei puntini che vi ho illuminato? Tipo quello in alto, che ha un puntino brillante e dopo un disco nero intorno, quelle sono stelle che nascono ora. È così che sta, sì, in questo momento, quella abbiamo visto, questi sono tutti i gruppi dove c'è una stella che sta crescendo all'interno di un disco che sta spingendo fuori. Quindi queste sono letteralmente come era il nostro sistema solare 4 miliardi di anni fa, e abbiamo zoomato su uno. Questa è
è un'immagine vera di un disco protoplanetario. Vedete, all'interno sta nascendo la stella. Vedete quei buchi? Ci sono i dischi, no? Che sono sempre dei dischi. Ogni volta che vedete una zona vuota, è stata scavata da un pianeta che sta nascendo. Lì all'interno stanno nascendo pianeti e stanno marciando raccogliendo polvere intorno. Sembra un occhio. Sembra un occhio. Vedete sopra c'è una pausa? C'è uno di questi anelli che ha una zona nera dove non c'è niente. E lì sta nascendo un altro pianeta che sta finendo di scavare all'interno del disco. Ora, questa è una delle mie immagini preferite in assoluto, perché quel puntino di luce che vedete, quella al centro è una stella. Abbiamo messo una pataca ma grande davanti per bloccare la luce della stella, perché è troppa, ma l'abbiamo fatto per vedere quella luce vicino lì. Quel puntino lì di luce è un pianeta che è fuori dal nostro sistema solare. È la prima volta che magari, non è la prima, ma è la prima di così definita che abbiamo visto un pianeta fuori dal nostro sistema solare. Quella non è una riproduzione, è letteralmente un altro pianeta fuori dal sistema solare. Ed è intorno a una stella giovanissima. Vedete quei puntini luminosi sopra e sotto? In realtà qui sono ridotti, però sono un gigantesco anello. Sono un anello di quelli come abbiamo visto prima, e sta collassando verso se stesso. Ora, vi ho fatto vedere tutto questo per farvi capire come nascono i sistemi planetari, come il nostro. E questo è il nostro Sole. Il Sole è più o meno tutto quello che c'è nel Sistema Solare. Tutto il resto sono briciole. Il 99% di quelle briciole che rimangono è Giove. E tutto il resto che rimane dalle briciole sono tutti gli altri pianeti. E su una di quelle piccole briciole c'è la Terra. E indovinate? Sulla Terra per il 99% non c'è niente di abitabile, perché in termini di volume dentro la Terra non c'è nulla di bello, non c'è niente di abitabile. Noi, in tutto il Sistema Solare, riusciamo a vivere in una frazione minuscola di spazio, solo su alcune parti dell'atmosfera della Terra, che è sottilissima. Fine. Né sopra, né sotto, né di là. Il Sole è più o meno tutta la massa del nostro Sistema Solare, ed è gigantesco, ed è responsabile per tutte le fortune e sfortune che abbiamo nel Sistema Solare, perché detta più o meno gravitazionalmente, dal punto di vista energetico, quasi tutte le cose grosse che succedono, quindi orbite, cose che collassano contro altre, e anche la vita. Questi sono i colori del Sole. Se vi chiedessi che colore è il Sole, ognuno di voi avrebbe un'idea tra bianco, giallo, rosso, ma in realtà dipende dagli occhi. Questi sono tutti i colori veri. C'è un telescopio che osserva a varie lunghezze d'onda e divide la luce in tutto lo spettro, e queste sono varie osservazioni contemporanee del Sole. Ognuna di quelle fette è vera, solo che rappresenta o ci mostra una parte diversa del Sole in base alle temperature. Per esempio, quella più gialla che vedete sotto è la parte più bassa, mentre quella più verde che vedete sopra o blu sono parti molto più alte dell'atmosfera. Dipende dagli occhiali che ci mettiamo, ci fanno vedere cose diverse nell'atmosfera del Sole. Questo è quanto siamo grandi noi, per darvi un'idea. E quella è una piccola piccola eruzione solare. Piove sul Sole. Se volete fare una bella figura con i grandi, se vi chiedono qualcosa, dite che lo sai che piove sul Sole, ma non è vero niente. Sì, piove, e voi dovreste dirgli questo. Piove, ma plasma, che è l'unico stato che in quel caso è instabile. Però vi diranno, plasma? Sì, va a studiare. E poi dopo vi defilate, perché almeno non fanno domande. Funziona. Però intanto avete fatto bella figura. Ora, il plasma è l'altro stato di cui scoprirete quando sarete più grandi, che è oltre il gas solido e liquido. Conoscete i tre stati, no, di materia? Gas solido e liquido. C'è un altro che si chiama plasma, ed è quella roba lì. Tutto il Sole o il fuoco. Vi siete mai chiesti di cosa sono fatte le fiamme? Quando accendete un fiammifero, di cosa è fatta quella fiamma? Di plasma. Bravi. Ok, allora sei stato te. Loro sono più rumorosi di te, non ti ho visto. Ora, queste sono altre eruzioni. Quando avvengono questi fenomeni, tutta quella nube di particelle che viene lanciata nel Sistema Solare riesce a volte a colpire anche i pianeti. Se quella nube arriva a velocità abbastanza alta, riesce a causare, quando arriva nell'atmosfera, aurore boreali. Le avete mai viste? Qualcuno le ha viste? TV? Sì, le aurore sono grandi, verde. Esatto, quelle aurore sono causate da questa roba qui, da queste grandi nubi di particelle che vengono lanciate in giro del Sistema Solare. Ora, un giorno una di queste potrebbe colpire i satelliti che orbitano intorno alla Terra, e vi sveglierete senza Facebook. Ve ne accorgerete. Vi assicuro che ve ne accorgerete se succede.
E sarà terribile perché ci succederanno un sacco di cose brutte, però non avremo Facebook dove scrivere per lamentarci. Sarà frustrante continuamente. Questa è una foto che adoro del sole, che è il sole visto attraverso la terra, non guardando nel cielo, ma guardando verso il basso. E il trucco è che in realtà stiamo guardando non un fotone, ma un'altra particella, che è quella più snob che conosciamo, a parte la materia oscura, che si chiamano neutrini. E ai neutrini non frega niente di niente, loro sono come quelle persone che la mattina incontrate quando dovete andare a scuola o al lavoro, che passano in mezzo alle persone ignorando tutti. Sono uguali, i neutrini sono partiti dal centro della Terra, dal centro del Sole, e nascono durante la fusione che porta l'energia del Sole, e fuoriescono dal Sole e fanno tutto il giro del sistema solare, passano attraverso tutta la Terra e non interagiscono mai con niente, salvo qualche raro caso in cui c'è un neutrino ubriaco che non vede dove va. Però a parte quei rari casi, i neutrini passano attraverso la Terra continuamente. In questo momento, attraverso il vostro naso, passano in media circa 70 miliardi di neutrini, senza neanche farvi starnutire. Ora, questa foto l'abbiamo ottenuta quindi guardando verso il basso, dal Sole dall'altra parte, e mostra il centro del Sole. Ora, chi conosce questo pianeta? La Luna! La Luna, bravi! No, è Mercurio. Perché avete detto la Luna? Perché sembra la Luna, esattamente, ed è questo il motivo per cui un giorno Mercurio ci farà fuori tutti. Perché in realtà Mercurio è un pianeta a sé stante, il più grande della Luna, e il fatto di avere crateri è perché in realtà ha condiviso un po' della storia della Luna, nel senso che è stato bombardato anche lui dall'inizio della sua formazione, non ha un'atmosfera, quindi non lo protegge niente. Ma Mercurio in realtà non è in un'orbita stabile sul lungo termine, significa che ora l'orbita è intorno al Sole e si fa gli affari suoi e non solo disturba. Però ogni volta che facciamo le simulazioni del futuro del sistema solare, viene fuori che ci sono dei casi in cui entra in sincronia con Giove. Giove, che dall'altra parte del sistema solare, gli dà una piccola spinta, un po' una spinta, poi a un certo punto queste piccole spinte, se entrano in sincronia, si accumulano e Mercurio diventa instabile nella sua orbita, lascia la sua orbita, finisce per deviare l'orbita di Venere che ci viene addosso e moriamo tutti. E Mercurio rimane, se ne va e ride perché si salva e si sta. Il mio piano ha funzionato. Non mi chiamate più Luna ora, vero? Ora, Mercurio è molto interessante per un sacco di aspetti, perché in realtà era più grande all'inizio e si è rimpicciolito. Si è ricoperto anche di rughe, tutto quanto. Sì, questo è Mercurio, è lo stesso pianeta che avete visto prima, solo con colori esagerati, perché abbiamo aumentato il contrasto, così li potete vedere. Ci sono zone gialle, zone bianche, zone blu, dipende dalla composizione, da quello che trovate sulla superficie. Questo è il vero aspetto di Mercurio, se lo potessimo vedere con un contrasto molto più elevato. Ora, chi di voi ha mai visto Game of Thrones? Sono il gioco dei troni, ci sono i draghi, poi quando sarete grandi capirete. Ora, perché c'è qualcuno di voi si ricorderà la grande barriera, che è alta 200 metri. Quella piega che vedete lì è una ruga sulla superficie di Mercurio alta 2400 metri. Ed è verticale. È spaventosamente bella. Ora, tutte le volte che vediamo oggetti così ci sembrano banali, perché noi abbiamo il problema della percezione. Noi tendiamo ad avere una percezione sbagliata più o meno di tutto e vedere, ah ma sì, sono solo crateri, perché non facciamo mai abbastanza attenzione. Ma immaginatevi di essere lì, vedete per esempio quel cratere grande piatto sul lato? È 62 km in diametro, è più grande di tutta Genova. Tutto quello che c'è qui c'entra là dentro e avanza spazio anche per Spezia, la Spezia. Mandatemi, non la vogliamo, non la tracciamo. Ora, quella ruga gigantesca si è formata perché tutto il pianeta si rimpicciolisce. All'interno il nucleo liquido è il più grande del sistema solare. Di tutti i pianeti del sistema solare è l'unico che ha un nucleo così grande che è più piccolo il pianeta, il resto del pianeta rispetto al nucleo. E vedete queste? Sapete queste sono quelle macchie bianche? Questa è una foto a colori della superficie di Mercurio. Nessuno ha idea di cosa sono. Muffa, sembra muffa, vero? Nessuno ha idea di cosa sono quelle macchie. Le abbiamo scoperte solo 4 anni fa, riguardano un modo in cui reagisce probabilmente Mercurio alla radiazione solare, e nessuno ha ancora idea di cosa cavolo
lo sono. Ed è probabilmente una delle cose più interessanti che cercheremo di capire in futuro. Questa è una mappa. Se noi potessimo vedere Mercurio un po' come vediamo la Terra, così sarebbe così. Quindi l'avete presente uno Stati Uniti, lì, l'Europa, l'Asia, è uguale, proiettata allo stesso modo, ma con la superficie di Mercurio. Le zone più arancioni sono più alte, sono le montagne più grandi, e quelle più verso il blu sono le zone più basse. Ora, Mercurio è il primo pianeta nel sistema solare, è piccolissimo e orbita molto da vicino intorno al Sole. Un anno su Mercurio dura solo 80 giorni. Quanti anni avete voi? 10? 10? 9, 10. Beh, complimenti, siete appena diventati quarantenni. Su Mercurio, se qualche adulto viene da voi e con una voce buffa tipo vi chiede: quanti anni hai, piccolo bambino? Dili, dipende su quale pianeta, perché io sono un quarantenne su Mercurio, quindi attento, sai. Perché siete dei quarantenni su Mercurio? Perché avrete molti più anni passati lì. Ora, se, attenti, perché se sbagliate il pianeta e dite, per esempio, Plutone, non avete ancora compiuto nemmeno un mese. Quindi sì, siete neonati. Mercurio ha una coda. Questa è una foto di Mercurio con dietro una lunghissima coda di atomi che vengono spazzati via dal vento solare che colpisce la superficie. Sono principalmente atomi di sodio. Ma è divertente pensare che Mercurio non solo è pieno di queste stramberie, di rughe e gigantesche pianure piene di macchie misteriose, ma anche è l'unico pianeta che conosciamo con una gigantesca coda dietro. Fa finta praticamente di essere una cometa. Che pianeta è questo? Luna. Luna, Luna. Venere, bravi, bravi. È Venere. Ed è noiosissimo. Guarda lì, non si vede niente, non si capisce niente, sembra un uovo che sta per andare a male. Non c'è niente. E il motivo per cui sembra così noioso è perché in realtà tutta l'atmosfera è coperta da un alone che lo rende quasi non trasparente, quasi impossibile da vedere sotto. Ed è il problema principale che vi dicevo prima, è appunto ai nostri occhi. I nostri occhi fanno cagare, non riusciamo a vedere quasi niente. Se volete vedere davvero qualcosa di divertente, andate a casa e fate una prova con un dito o con un mignolo e scoprirete che avete un punto cieco negli occhi. C'è un punto dove se muovete il dito nel modo giusto lo vedete scomparire. Dovete mettere lo sapevo sarebbe successo. Guarda, quando arrivate a casa, mettete l'occhio. Attenti a non bucare gli occhi di qualcun altro, però scoprirete che c'è un punto dove l'occhio, dove il dito sparisce. Qui più o meno, se fate abbastanza così sparisce il segno. È un po' come il vostro naso. Dalla nascita, sin da quando nasciamo, noi vediamo continuamente la punta del nostro naso. Poi, a un certo punto, il cervello si stanca, perché dice, sì, ho capito, ho un naso, possiamo andare oltre? Non voglio dentro per essere dell'esistenza. È il motivo per cui non vi vedete continuamente la punta del naso. Ma se vi sforzate, e più che altro se sforzate il vostro povero cervello che ha fatto tutta questa fatica per non vederlo, riuscite a vederlo. Se guardate per bene, riuscite a vedere il vostro naso. E il vostro cervello di solito lo ignora perché non gli piace, piace solo a voi. La punta del naso in realtà vi serve anche per riuscire a capire la profondità delle cose, quindi con questo vi potete divertire di più a casa. Ora, questa è un'altra immagine di Venere vista con un filtro a infrarossi. Si iniziano a intravedere, riuscite a vedere delle pieghe? Sono delle nuvole. E basta aumentare, basta usare dei filtri, dei occhiali, che praticamente ci fanno vedere altra luce, non solo quella qui è sensibile ai nostri occhi. E questo, per esempio, quelli sopra sono infrarossi, quelli sotto sono ultravioletti, e quello che vedete al centro è una tempesta al polo sud di Venere, ed è gigantesca, sono due vortici enormi, e un vortice viene spinto dalla luce del sole, e dall'altra parte è spinto praticamente dal fatto che fa molto più freddo, quindi l'aria viene passata da una parte all'altra continuamente. Non c'è niente di simile in tutto il sistema solare. Già guardare Venere a infrarossi ci mostra un pianeta completamente più selvaggio. Il Venere è grande più o meno come la Terra. Ed è l'inferno. Sulla superficie sono 90 volte la pressione atmosferica che c'è qui. Sono 90 volte più schiacciato. Qualcuno di voi ha mai visto Dragon Ball? Sì, vi ricordate Dragon Ball? Quando Goku si allena per andare su una mecca a combattere contro Freezer, va in una capsula in cui si allena a pressioni sempre più maggiori, gravità sempre più grandi, per sforzarsi e diventare più potente. E il massimo arriva a 90 atmosfere. Ma bastava andare su Venere, non c'era bisogno di costruire chissà che. E su Venere, per di più, l'atmosfera è tossica. È piena di acido solfidrico. Piove acido solfidrico, sulle montagne nevica neve, e non sto scherzando, è fatta di metalli. Sono solfato e bismuto, o solfato e piombo, che si uniscono insieme e fanno dei fiocchi di piombo che vi cascano in testa.
Immaginate di giocare a palla di neve su Venere. Dolorosissimo. E non solo, dato che la temperatura, dato che la pressione dell'atmosfera è così alta, all'interno la temperatura arriva a 470 gradi Celsius, ovunque, sia al Polo Nord che all'equatore, ovunque, è banale. Il meteo su Venere, se ci fosse il meteorologo che fa l'appuntamento, pomeriggio sarebbe da noi o da noi a totale, anche oggi si muore di caldo. Grazie. Tra l'altro, ci avete mai fatto caso che i meteorologi trattano da bambini molto piccoli? Tutte le volte, io mi stupisco tutte le volte, quando vedo i telegiornali, no, ci sono i meteorologi, ci mettono per dire che c'è pioggia, fanno una nuvolina, con le cuccioline. Ho 29 anni, lo so come è fatta la nuvola, dimmi che piove, non ho bisogno di tutta la sinistra, e quando c'è il sole, per dirmi che c'è il sole, ho capito. Sono, e quindi, i meteorologi sono gente molto simpatica quando imparate a conoscere da vicino. Ora, questo è il vortice polare che cambia su Venere, cambia in base a come Venere si muove nella sua orbita. Venere gira all'incontrario, sul polo nord è quasi dove dovrebbe essere il polo sud. Un giorno su Venere dura più di un anno, immaginate di andare a scuola su Venere. Un giorno scolastico durerebbe più di un anno scolastico, per arrivare a finire la scuola dovrebbe avere la barba fino a... che è quasi quello che succede realmente. Ora, questa è un'immagine radar. E il radar sono delle frequenze di luce che sono fantastiche, perché possono ignorare qualsiasi cosa c'è in mezzo se non è abbastanza solido. Quindi possono passare oltre l'atmosfera e ci fanno vedere rimbalzando come è la superficie. Quelle zone più rosse che vedete sono più in alto, sono montagne, e quelle più blu sono le pianure più in basso. Venere è quasi tutta ricoperta da zone gigantesche dove ci sono state eruzioni vulcaniche spaventose. L'intera crosta di Venere, per motivi che non conosciamo ancora, 500 milioni di anni fa si è ricoperta di lava. Tutto quanto il pianeta, ed è grande come la Terra, è sprofondato poi all'interno del pianeta ed è riuscito fuori come lava e si è solidificato. Ed è una delle cose più fighe che è mai successa nella storia del sistema solare. E Venere era come il nostro pianeta. Quindi dovrebbe farci preoccupare o riflettere un po'. Questa è l'immagine, per esempio, della superficie di Venere. E quello è un ex vulcano, e quella è la superficie che si è spaccata tutta per via del raffreddamento. Era tutta coperta di lava. E poi quando si è raffreddata ha iniziato a contrarsi e ha fatto tutti quei canali che vedete in alto. Se volete mai scrivere un romanzo di fantascienza, questo sarebbe un posto molto romantico dove morire. Lo dico con questa voce. E nonostante questo, abbiamo mandato delle sonde sulla superficie di Venere. Sono le sonde sovietiche, Venera, perché era una questione di sfida e sono gli unici che sono riusciti ad ottenere delle immagini dalla superficie. E quella è la superficie di Venere. Le rocce sono schiacciate dalla pressione. Quello che vedete in alto, nell'angolo, è il cielo di Venere, e in realtà era al tramonto. Quindi se avete mai un problema durante i vostri giorni, vi sentite tristi, se volete sentire speciale come membri di questa specie, pensate a questa foto. Noi siamo riusciti a far scendere un rover, un lander, sulla superficie di Venere, e avevamo una foto del tramonto su uno dei pianeti più inospitali del sistema solare. Questo pianeta sapete cos'è? Mercurio. Ok, chi non sa che pianeta è quello dietro, verrà ascoltato, c'è un agente dell'area 51 che devi portare a casa. Per tutti gli altri terrestri, esatto, è la Terra, e quella è la Luna. E questa è una foto scattata da un satellite che è dietro la Luna. Ora vi faccio una domanda a trabocchetto, e vi dico anche chi è trabocchetto. Quanto è lontana la Luna dalla Terra se, per esempio, prendiamo, se la sua testa fosse la grande come la Terra, no, allora, viceversa, se la Terra fosse grande come la sua testa, più o meno, la Luna quanto sarebbe distante? Potete farlo anche con la vostra testa, una testa a caso. Qui, sul naso, più o meno 2 metri, quanto sarebbe lontana la Luna? Un chilometro? 2 centimetri. Dove vuole la risposta più bella? È la Luna, può fare quello che gli pare. È verissimo. Sarebbe lontana circa 11 passi, quindi sono circa 7 metri di lontananza. Quindi se la Terra fosse qui, di queste dimensioni, la Luna sarebbe lassù, in mezzo a voi.
sullo spazio che ci separa la Terra dalla Luna c'è abbastanza spazio da mettere il diametro di tutti i pianeti del Sistema Solare, uno accanto all'altro. E ci avanza spazio perché abbiamo fatto fuori i pianeti nani, quindi non dobbiamo preoccuparci. Ora, a parte, ci avete mai fatto caso che la Luna è l'unica Luna del Sistema Solare che ha come nome Luna? È un po' come quelle persone che chiamano il proprio gatto gatto. Potevamo dargli un nome più figo, abbiamo dato nomi fighissimi a tutte le lune del Sistema Solare, la nostra abbiamo detto Luna, 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 ci basta. È vero? Quella dietro in realtà, allora, se funziona, ok. Questa è un'altra prospettiva, sempre della nostra Luna, con la Terra in lontananza e si percepisce meglio la distanza che ci separa. Come potete vedere, non è piatta. Lo dico perché gira voce. Così. Ora, queste sono le aurore di cui si parlava prima. Le aurore non sono nell'atmosfera, molte delle aurore sono fuori, sono sopra l'atmosfera della Terra. Vedete, qui si può vedere dove finisce l'atmosfera più o meno e dove c'è l'aurora. E per i vichinghi, le aurore erano il bagliore sugli scudi, che riflette sugli scudi delle valchirie mentre vanno in guerra. Vero, è fantastico. E noi invece abbiamo le nostre spiegazioni, no? Sono fotoni rilasciati da particelle, vabbè. Questo che posto è? Sicuri? Sì. Ok. È uno dei posti con l'inquinamento luminoso peggiore che c'è nel mondo, perché abbiamo spesso paura del buio in Italia, quindi continuiamo a riempire di luce qualsiasi cosa c'è, anche se non ci interessa, anche se non ci siamo. Ora, che posto è questo? Sicuri? Sicuri? guarda che sì. Che se vi sentono alla Spezia, che dite che questa è Genova, sa che è la Spezia. Ho pensato che potreste apprezzare un'immagine dall'altro dei vostri amici, se sapete dove sono. Questa è una città, vi faccio vedere come la Terra da sopra. Qualcuno di voi conosce questa città? È in Italia, potete andare a visitarla, potete andare a mangiare un panino al cielo. Palma Nova. Si chiama Palma Nova. Un tempo, nel Medioevo, dato che le persone avevano un sacco di tempo libero, si divertivano a costruire città in tutte le forme. No, in realtà era strategico, serviva per difendere, se vedete sotto ci sono i forti, dove era difendere la città che era al centro. In Germania c'è una città che è quasi simile, che è stata fatta al centro di un cratere. Wow! Vero, la stessa cosa pensavo io. Questa cos'è? La Luna. È la luna, ora però la luna qui è vista in bianco e nero. E come riusciamo a vederla noi con i nostri occhi? Perché tutta la luce che ci arriva dalla luna, quando arriva fino a qui, ormai noi, come dicevo, i nostri occhi non riescono ad accumulare abbastanza luce. Ma la luna non è bianca e nera, la luna è colorata. Vi faccio vedere una foto di come è la luna quando lasciamo la fotocamera più tempo esposta, quindi lasciamo che più luce ci arrivi dalla superficie della luna. Questi sono i colori della luna. Se vedessimo così la luna nel cielo davvero, ci sarebbero molte più immagini della luna su Instagram di selfie. Il problema è che... No, è vero, allora, avete mai pensato cosa succede se andiamo sulla Luna? Sapete, ci siamo stati? Qualcuno di voi l'avrete sentito dire. Ci siamo stati con missioni. Siamo stati direttamente sopra. Eccolo. Questo è un cratere grande, più o meno come Genova, che si è formato solo pochi anni fa. Tutto quel materiale bianco che vedete sulla superficie è stato lanciato fuori dopo l'impatto. Si forma un cratere grazie ad asteroidi che colpiscono la Luna e lanciano pezzi ovunque intorno. Ora, prima di andare avanti, ho una sorpresa, ma mi serve che accendete un pochino la luce se riuscite ad aumentare la luminosità. E ho bisogno di un volontario. Vai, aspetta, te sei troppo lontano. Vieni te. E vieni te. Va, sì. No, non vuoi. Ok, a posto. Fin.
Tanto non sapete neanche se gli tocca una cosa bella o brutta, eh? Cioè, che risultato fa? Io. Ora, tocca con un dito quello che il sassolino vede al centro. Tocca. Non avete neanche chiesto se è velenoso o no. Sai, è terribile a giocare online sui videogiochi. Allora, quello che avete toccato è un pezzo di luna. È letteralmente un frammento lunare. Vedi quel cratere lì? Quando impattano asteroidi sulla Luna, lanciano pezzi in giro per il sistema solare. E tanto che noi siamo la cosa più vicina, alcuni sono finiti anche qui. Questo pezzettino qui viene dalla Luna. Non sembra abbastanza impressionato? Fingermi! Wow, davvero! Come non senso io? Sta scherzando. Quindi, allora, io mi fido ciecamente di voi. Faccio malissimo, lo so, però, dato mi fido, ve lo passo. Alla fine, potete toccare realmente la Luna, così vi convinco a non scappare prima della fine. Quindi se rimanete fino alla fine, vi passo e potete toccare realmente la Luna. Tocca? Fate una prova per farvi vedere che realmente ve lo faccio fare. Loro non lavorano con me, non è come nei trucchi di magia. Ora, tornate a posto, grandi, brave. Fate un applauso a tutti quanti che siete stati pazienti. Quando siamo sulla superficie della Luna, ci siamo andati con delle missioni. Ora potete tornare con le luci basse, così chi vuole dormire può dormire. Ecco, questi sono dei buchi che non sono crateri, sono posti dove potremmo andare in futuro a vivere. Sono sempre sulla Luna, sono pianure di lava che sono precipitate su loro stesse per il peso e sono buchi creati praticamente sotto come caverne. E un giorno potremmo andare a stare lì. Perché così è figo a dire al postino io vivo in una caverna sulla Luna. Quando vi dice questo è un cavernicolo nello spazio? Perché in realtà così siamo parati dalle radiazioni. E non dobbiamo stare noi a scavare. Ora, siamo stati sulla Luna, vi dicevo, con diverse missioni, le missioni chiamate Apollo. Le abbiamo mandate dal 1968, la prima missione in orbita attorno alla Luna, fino al 1972. E poi abbiamo smesso perché sono iniziati i fine anni 70, inizio anni 80, un sacco di musica, divertente da volte. Gli anni 80 era un periodo complicato, lo potreste capire. Però vi chiedo questo, sulla superficie della Luna, lì vedete un astronauta accanto a un sassolino, quelli si vedono come sassolini dall'orbita della Luna. Ora, gli astronauti, quando erano sulla superficie della Luna, come facevano se gli prendeva il naso? Siamo in casa, come fai? Non lo casco, morire, come fai a grattarti il naso se ti prude? Non ti gratti, muori, impazzisci, non ti è mai capitato, ti prude il naso, non sai che fare. Avevano un pezzo di come si chiama, quello che ho usato per le scarpe? No, è il vetro, bravo. Allora, avevo un pezzo di vetro sul lato del casco, potevano grattarsi il naso se gli prendeva il naso. Avevo proprio pensato a tutto, a parte il fatto che a un certo punto durante una delle missioni Apollo 10 c'era un problema con il tubo che doveva raccogliere la cacca e quindi i pezzi di cacca sono rimasti nella navicella. Esatto, quello che hanno pensato anche loro, e pensa che loro hanno dovuto fare tutto il viaggio avanti e indietro con quella roba. E non riuscivano a capire di chi era, continuavano a dire, noi da casa leggevamo le conversazioni, c'era un astronauta che diceva, ma questa è tua. No, e la mia non era così, la mia era più dura. E da casa e non capivo che sta succedendo. Astronauti, tutto a posto, state combinando, siete dei professionisti che ascoltano tutto il mondo. E loro, sì, Houston, c'è una orsa maggiore qui, problema orsa bruna, abbiamo un problema. E non l'ho fatta io, perché la mia non era così folle. E c'è questa cacca di cui ho continuato a parlare per tutta la missione verso la Luna indietro e nessuno voleva ammettere che era la sua, probabilmente perché realmente non lo sapevano. Quando sono tornati, la capsula dove è rimasta tutta la cacca, loro non sono scesi sulla Luna, ma hanno fatto solo il giro intorno. Quindi è rimasta là dentro, non sulla Luna, e tutta quella cacca ora orbita attorno al Sole. C'è un pianeta cacca subito attorno al Sole. E tutti quei batteri sono rimasti là dentro. Con le radiazioni è possibile che magari hanno avuto delle mutazioni stile Fantastici 4 e magari sono diventati senzienti, prenderanno il controllo della navicella e un giorno torneranno. La vendetta finale. Il film è sponsorizzato da Mercurio. Questa per chi ha dei dubbi che ci siamo stati sulla Luna. Ora, questo
un'immagine che uno satellite in orbita attorno alla Luna ha scattato, e quelle che vedete sono la navicella, i pezzi di materiale rimasto dall'equipaggio di Apollo 11 che è sceso sulla superficie, e poi vedete quelle tracce sottilissime ma più scure, sono le tracce dei astronauti, i piedi sulla superficie, eh? Era piccolina, sì, beh, oddio, se vedi un piccolo sasso che vedi è grande come quello che ho visto prima, che ti ho fatto vedere prima, quindi immagino sono come questo. E questo è da sopra. Qui c'è, sì, c'è la cacca, c'è molta cacca, perché in realtà quando sono arrivati avevano un po' paura, perché quando dovevano ripartire dalla Luna potevano girare la chiave una sola volta. Se non funzionava rimanevano sulla Luna. Ed è un problema, perché stava iniziando il Super Bowl finale e tra un mese volevano tornare a casa e non prende internet e non c'è Facebook sulla Luna. Ora, noi continuiamo ad andare sulla Luna, ma il pubblico ha un po' perso la percezione di questo. Vedete quella bandiera, la riconoscete? È della Cina. Questo rover si chiama Coniglio di Giada, o Yutu in cinese, ed è di una missione che la Cina ha mandato 3 anni fa sulla superficie della Luna per esplorare la superficie con telecamere ad alta risoluzione a colori di ora. La Luna, che vi ho fatto vedere prima, è colorata in modi diversi tutte le volte in base a dove andiamo. Questo, per esempio, è un posto sulla Luna che ha esplorato Yutu. Vedete come è diverso rispetto ai posti esplorati dalla missione Apollo? Perché dipende da dove andiamo, è come sulla Terra. Ora, noi abbiamo la percezione sbagliata che ormai siamo stati sulla Luna, abbiamo visto tutto, non c'è più niente da vedere. Ma sarebbe un po' come dire che se io vengo in viaggio in Italia, scendo a Fiumicino, vedo Fiumicino, posso anche tornare a casa perché ormai l'Italia l'ho vista. Ed è un peccato, perché è solo parzialmente vero, perché potresti apprezzare solo la qualità italiana del caos e la disorganizzazione, non rendi l'idea di tutto il resto di quello che c'entra. Ora, questo pianeta lo riconoscete? Marte! Sapete perché il pianeta Marte si chiama il pianeta rosso? Perché il rosso? No, in realtà perché la maggior parte degli astronomi una volta erano maschi, e i maschi ragionano in solo 8 colori primari, quindi l'abbiamo chiamato rosso. Se fosse stato Cristo un astronomo donna, probabilmente l'avrebbero chiamato tipo salmone color tramonto con goccioline di nebbia. In realtà noi abbiamo semplificato dicendo rosso. Il problema con questo è che Marte è molto colorato in realtà, è predominante come rosso. Hanno trovato acqua, c'è un sacco di acqua su Marte. Sì, solo che è ghiacciato, ma c'è. Ora, questa immagine è degli anni 70 e mostra per esempio 3 grandi vulcani che vedete sul lato e quel cranio, che è il più grande del sistema solare. Quella gigantesca frattura è più grande di qualsiasi cosa c'è nell'intero pianeta. Se la mettete sulla Terra, arriva da Parigi fino alla Siberia. È gigantesca, o copre da tutti gli Stati Uniti da una parte all'altra. Ed è molto profonda ed è collegato ai vulcani che trovate dall'altra parte, tipo quello lì, vedete quella patacca lassù? Quello è Monte Olympus. E quel vulcano è il più grande e più potente che c'è mai stato nella storia del sistema solare, e su Marte. Ed è talmente potente che probabilmente, insieme ai suoi compagni che sono lì sul bordo, ha spostato l'equilibrio dell'intero pianeta. Beh, wow! Ora, quel vulcano ha dei segni di eruzioni di meno di 10 milioni di anni fa, che in termini geologici sono pochissimo. E ai geologi, devo fare questa premessa, sono delle persone molto particolari, perché sono molto entusiaste per i sassi. E se voi, a voi sembrano solo sassi, per i geologi sono... Ed è un po' come... succede anche a voi, se voi vi mettete a studiare un po' di geologia, vi succede la stessa cosa, perché è come la pubertà. Quando hai una certa età, sei piccolo, guardi alle ragazze o ai ragazzi con disinteresse, sono noiosi, sempre muco, parlano un sacco, sono solo noiosi, non ci interessano. Poi dopo arrivi nella pubertà, l'adolescenza, e poi dici, però... Che festa, sarà? Ed è la stessa cosa con la geologia. Quando studi geologia, non vedi più sassi. Inizi a uscire quei sassi, inizi a guardarli, perché ogni piccolo, ogni traccia di sasso, ogni stratificazione racconta miliardi di anni di storia. Sì, vai in giro, io ho qui una borsa di sassi. Quindi, certo, uno viene dalla Luna, un altro viene dall'altra parte del sistema solare, però sono sempre sassi solo. Ora, esatto, queste sono le 2 lune di Marte, una si chiama Phobos e l'altra si chiama Deimos. Le 2 lune di Marte, dato che Marte è il dio della guerra, sono chiamate come i suoi 2 cavalli di battaglia, sono Phobos, paura, e Deimos, terrore. Paura e terrore. Perché noi dobbiamo avere il nome più banale di una luna di tutta la Sistema Solare? Probabilmente se troveranno un'altra luna intorno a Marte, dopo paura e terrore la chiameranno Trump.
per restare in tema. Ora, questa è una luna, e Phobos, vista dalla superficie di Marte. Ed è stata scattata da un rover, questo, no? Ho fatto un sacco. Ok, però dopo ve lo dico del rover. Cos'è questo? Com'è che schifo? Non sai neanche cos'è. È un primo piano di un tiramisù. Sembra. Sono dune ghiacciate su Marte, ma il problema del dire che Marte è un pianeta rosso è che sembra, è molto riduttivo, Marte è molto colorato. Che colore ha la Terra? La Terra è in buona parte blu, perché c'è solo acqua, ma non direste a un alieno che la Terra solo è blu e basta. A meno che non siete molto annoiati, vi sta sembrando tipo con l'alieno, volete mandarlo via. Però se volete davvero raccontare quella Terra, è piena di colori diversi, dipende da dove vai. Questa è un'altra parte di Marte, per dire. Vero? Esatto, è ghiacciato. Questa è un'altra parte di Marte ancora. Sembra cacao. Sembra cacao, esatto. Questa è il polo sud di Marte. Ora ho saltato per fare una foto, ma queste sono falanghe gigantesche che abbiamo visto in uno dei crateri sul bordo del cratere di Marte. Questa è il polo sud. E sembra gelato, però in realtà, tecnicamente è gelato. In realtà il polo è coperto da strati e strati e strati di ghiaccio di acqua e ghiaccio di chiostro di carbonio. In futuro noi potremo sciogliere quel ghiaccio e Marte si riempirebbe di atmosfera nuova che potrebbe mantenere una pressione abbastanza alta per poter avere acqua liquida e potremo farci dei cappuccini su Marte e anche respirare, vivere tutte queste cose, però cappuccini. Sì, potremmo trasferirci su Marte. Questo è un cratere, visto per esempio, questo è un'altra faccia di Marte, questo è un cratere che si chiama Victoria. E c'è un particolare, ora voi non lo riuscite a vedere, ma c'è un puntino. Vedete quel puntino lassù? Opportunity? Quello è un rover che abbiamo mandato noi, ed è qui, è su quel bordo. E ora ci sono delle tracce del rover, e vi faccio vedere quel masso chiamato Cape Verde. Come si vede dalla superficie? È suggestivo. Questo è questo che è qui. Cioè, il problema della bellezza dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale è che quando qualcun altro ti chiede che cos'è, avresti bisogno di foto, immagini, e lui ti deve avere la pazienza. È molto difficile da descrivere, è un po' come quando ti piace davvero una persona e ti innamori e non hai idea di come raccontarlo, tutti i tuoi tutti i tuoi amici pensano che sei diventato scemo, quando in realtà non hai semplicemente modo di descrivere quello che provi. E l'esplorazione spaziale è lo stesso. Questo è il rover. L'hanno battezzato Capo Verde, li battezzano in base a quello che leggono nel frattempo quelli che diventano piloti. Se vuoi diventare pilota, puoi scegliere te il nome, puoi dare anche i nomi di popolo. Ora, questo è il rover di cui vi dicevo prima, che si è fatto un selfie su Marte e dietro c'è una montagna che sta scalando. Questo era l'inizio della missione. C'è questo rover che è grande come una macchina, spara laser dagli occhi, ha un'intelligenza artificiale per guidare e sta scalando una montagna grande come il Monte Bianco. Se mi avessero detto questo quando ero bambino, sarei impazzito, non avrei guardato nemmeno cartone animato, perché non c'era niente all'altezza di un robot che spara laser e scala montagne su Marte. Ora, ha un sacco di strumenti a bordo che analizzano la composizione di tutto questo cratere, perché il cratere che sta esplorando 3 miliardi di anni fa era pieno di acqua, e quello che ci interessa di Marte è se c'era vita, e sappiamo che su Marte c'è ora del metano. Sulla Terra il metano indica la presenza di vita. Sappiamo che sulla Terra c'è. Sapete come sappiamo che sulla Terra c'è vita? Ci siamo, bravo, mi piace. No, in realtà sappiamo che c'è vita da fuori, potremmo scoprire che c'è vita perché abbiamo elementi come ossigeno e acqua e metano insieme. E il metano e l'ossigeno si distruggono l'un l'altro, più che altro l'ossigeno dà noi al metano, lo scompone in mille pezzi. Il problema è che non c'è modo di avere metano in questo modo senza attività vulcanica o senza vita. E non sembra esserci una molta attività vulcanica ora su Marte, quindi potrebbe esserci vita. Ora, sulla Terra la maggior parte del metano viene dalla scoreggia. Quindi forse la prima cosa che troveremo su Marte sono le scoreggia dei marziani. Questi sono dei depositi, vedete, ogni strato è stato depositato in migliaia e migliaia di anni di formazione di questo lago sulla superficie di Marte. Questo è un primo piano di un sasso, questo è grande come una moneta.
E l'ho ottenuto proprio curiosity e ve l'ho portato perché questa immagine l'ho ottenuta ieri sera, quindi poche ore fa, sulla superficie di Marte. E quelle parti bianche che vedete sono solfati, che sono stati depositati dall'acqua tra le crepe, in questo cratere, 3 miliardi di anni fa. Questo è il tramonto su Marte, ed è leggermente blu, perché a differenza della Terra, per via di come è fatta la composizione dell'atmosfera, su Marte il tramonto è blu e non rosso, mentre l'atmosfera è rossa e non blu. Il contrario, Marte è un po' hipster. Ora, vedete quel puntino in alto? Molti, no, se non lo vedete, dovrebbe essere abbastanza indicativo. È la Terra. È così che si vede la Terra da Marte. E se vi sembra quasi difficile da vedere e insignificante un puntino, beh, appunto. Quando potranno essere difficili i vostri problemi? È un puntino. Qualsiasi cosa sia mai successa o succederà su quel puntino. Beh, voi no, siete molto giovani, potrebbe anche succedervi su Marte. Però siete fortunati. Tutta la nostra storia è su quel puntino. E anche la storia dei dinosauri e dei mammut e di tutti gli altri animali vissuti. Eccolo lì. Eccolo lì, è la Terra. Un giorno ci saranno astronauti, e forse durante la nostra vita ancora, quindi tra pochi anni, che potranno vedere questo con i loro occhi. E sarà uno dei momenti più belli della storia dell'umanità. Perché con noi non andremo su Marte per andarci su Marte e basta. O per vivere o per fare una missione. Noi andiamo su Marte perché noi siamo la vita sulla Terra che si espande sugli altri pianeti. Quando avete mai visto in una piazza una statua dedicata al primo animale che è uscito dall'oceano e ha iniziato a colonizzare la terraferma? No, perché a nessuno frega niente, ma senza quell'animale noi non saremo qui. Quella specie è stata fondamentale e ha fatto una delle cose più coraggiose e probabilmente è anche morto. Poi perché tutti gli altri ridevano dall'acqua, non doveva uscire. Invece ha funzionato, si sono adattati miliardi di anni, milioni di anni, siamo arrivati fino a noi. Noi un giorno porteremo con noi la vita in giro per il sistema solare, su Marte, sugli altri pianeti. E noi non ci saremo più da un sacco di tempo, ma la vita continuerà dopo di noi. E la cosa incredibile è che quello che facciamo noi non è più importante più di quanto succede nella nostra vita, o nel nostro secolo, o in questo millennio. Sulla scala dell'evoluzione dell'universo, quello che facciamo noi è importante come i primi organismi comparsi sulla terraferma, la prima vita multicellulare, la formazione dei primi pianeti. Quindi abbiamo la possibilità di fare qualcosa di straordinario su quel livello di importanza. E ci costa anche poco, perché in realtà basterebbe spendere quanto spendiamo per i gelati. Ogni anno per la ESA noi spendiamo meno di 80 centesimi a testa. Ogni anno spendiamo tutti gli europei messi insieme circa 5 miliardi di euro. 5 miliardi di euro per fare tutto. Satelliti che servono per la comunicazione, satelliti che vi dicono che meteo ci sarà, esplorazione dello spazio, mandare astronauti, sonde in giro per il sistema solare. E tutto vi costa meno di 80 centesimi. Sapete quanto spendiamo ogni anno in Europa per gelati? 11 miliardi di euro per i gelati. E voglio dire, i gelati sono buoni, però abbiamo delle priorità molto difficili da comprendere da fuori. Se i dinosauri che potete vedere qua fuori potessero dirci qualcosa, ci direbbero probabilmente: beati voi che avete un programma spaziale, se ce l'avessimo avuto noi ci saremmo noi al vostro posto. Quindi, ecco, insomma, perché è molto importante andare avanti in questo senso, anche se non ci sembra importante un po' mangiare gelato. Ok, abbiamo finito buona parte del sistema solare. Questo è il sistema solare interno: Mercurio, Venere, Terra, la Luna e Marte. Ora, passiamo velocemente oltre. Sono questi gli asteroidi e un cometa. Questi sono gli asteroidi che abbiamo in giro per il sistema solare e sono frammenti di quello che c'è rimasto dalla formazione di tutti i pianeti nel sistema solare. Alcuni sono più piccoli, alcuni hanno una luna. Vedete, in alto c'è scritto Ida e accanto c'è scritto Dattilo. Quella piccola che si chiama Dattilo è una luna di Ida. Gli asteroidi hanno lune. C'è un asteroide dopo l'orbita di Saturno, che qui non si vede, si chiama Chariclo, che ha gli anelli. È l'unico corpo non planetario ad avere gli anelli che conosciamo. Tutti quegli asteroidi che avete visto prima sono qui rispetto a Vesta, che è il più grande asteroide che abbiamo nel sistema solare. L'utenza è questo gigantesco qui ed è circa 110 km in diametro, e l'utenza è lì in alto rispetto a Vesta. E quel brufolo gigantesco che vedete lì è il monte più alto in tutto il sistema solare, si chiama Rea Silvia, il più alto rispetto al posto dove sta.
Vesta è talmente spettacolare che non è né un pianeta né un asteroide, è un protopianeta. È stratificato all'interno come un'arancia, quindi ha una buccia fuori, dentro è più solido, dentro è ancora più solido, dentro è metallico, però non è abbastanza grande da diventare un pianetino vero e proprio, quindi riuscirà ad essere proprio sferico come dovrebbero, come sono tutti i pianeti per bene. Questa è Vesta rispetto a Cerere. Cerere è più grande e ce l'ha fatta a diventare un pianeta nano. Ora, Cerere è spettacolare, potrei parlarvi per ore di Cerere, ma non lo farò perché vi annoiereste, ma Cerere e non abbiamo idea da dove viene. Potrebbe venire da dove viene Plutone. Ha un oceano sotto, non sappiamo ancora se è liquido o se ormai è ghiacciato, ma c'è acqua in abbondanza sotto la crosta di Cerere. Ora, quella è un po' un'immagine vecchia, questa è un'immagine nuova, a colori di Cerere. E 950 km in diametro da una parte all'altra e ha sotto segni di un oceano enorme che si sta raffreddando. Praticamente stiamo vedendo un mondo che muore. Se dentro c'è vita, sta morendo piano piano ghiacciata perché questo oceano si sta raffreddando, non c'è più il calore iniziale che c'era al centro del pianeta e quindi piano piano si ghiaccia. Cosa succede se prendete una bottiglia, la riempite d'acqua e poi la mettete a congelare? Esplode! E il ghiaccio occupa più volume, giusto? Dell'acqua. No, sì, no. È la stessa cosa che vediamo sulla superficie di Cerere. Se guardiamo tutta la superficie, è pieno ovunque di spaccature che sono state causate da questo aumentare del volume del ghiaccio. Questa è una delle più strane montagne che abbiamo mai visto, si chiama Huna Mons. Sulla superficie di Cerere è più grande dell'Etna e non avevamo idea di come si è formato. Non c'è, è nel nulla, è nel nulla, non c'è niente che dia segno di un vulcano. Guarda quanto è strano. Non abbiamo idea di come si sia formato di preciso, ma il sospetto è che sia un criovulcano. Praticamente è come un vulcano normale, come l'Etna, solo che invece di lava, di roccia fusa, è venuta ghiaccio. Bella domanda. Vedi, a diventare geologo ti inizi a fare queste domande, sei sulla buona strada. Ora, questa è la macchia bianca di cui avete magari sentito parlare riguardo a Cerere. Questo è probabilmente sempre un vulcano e tutti quei depositi lì intorno sono sale. Il sale, esatto, il sale è venuto fuori dall'oceano da sotto, perché l'acqua che veniva fuori era molto salata ed è diventato così perché il ghiaccio, aumentando praticamente, ha preso molto dell'acqua e l'acqua che è rimasta è diventata molto più salina, perché ha aumentato la concentrazione di sale che è rimasto in quel poco dell'oceano. E quindi periodicamente ci sono queste eruzioni di acqua su Cerere con sale. Non abbiamo idea se ancora c'è vita o no, ma questo è un posto dove c'è acqua e questa la conoscete? È una cometa chiamata 67B Julian of Gasmec. E di che è andata la sonda Rosetta della ESA. Ora, le comete sono molto buffe perché sono un po' come i gatti. Hanno la coda, sono imprevedibili e sono state attenti, possono distruggere qualsiasi cosa. Se cadono sulla Terra, allo stesso modo con i gatti. Se, i gatti potrebbero distruggere tutto, solo che non sono interessati. Hanno altro da fare. Giustamente, nel senso che poi se ci pensate, i gatti sono sempre lì a pensare nel senso esistenziale al loro stato quantistico. Hanno altro a cui riflettere. Se sono vivi e morti contemporaneamente, come è possibile? Che è un po' lo stesso sguardo di studenti universitari. Se ci sono studenti universitari, sì, bravi. Voi lo conoscete allora quello sguardo, perché è quello sguardo di quando sei a fare un esame e sei bocciato e promosso contemporaneamente in base all'espressione che fa il professore. E se al professore prude il naso e non ha un pezzo di verbo per grattarselo, come gli astronauti, è il panico, perché inizia a fare tutte le facce e non sa, oh mio Dio, ho sbagliato, no, non ho sbagliato, inizia a ritrattare tutto, inizia a piangere, no, ho sbagliato, quando in realtà magari semplicemente prude il naso. E i gatti sono allo stesso modo molto perplessi, come un po' le comete, che risalgono all'inizio della storia del Sistema Solare e molta dell'acqua che hanno ancora al loro interno risale all'epoca. È molto bello esplorare le comete perché il materiale che troviamo lì non è ancora stato riconvertito, fuso, distrutto, rifatto come il resto del materiale del Sistema Solare. Quindi quando prendiamo pezzi da questa cometa o da altre, quello che troviamo sono pezzi di com'era il Sistema Solare all'inizio. Sono pezzi interi di com'era davvero il Sistema Solare prima dei pianeti, prima degli asteroidi. Questa è l'immagine della sonda, quello è uno dei suoi pannelli solari ottenuto dal lander file prima di scendere e quella è la cometa su cui è sceso. Quanto è bello che abbiamo fatto scendere un lander sulla superficie di una cometa. Cioè, dovrebbe essere una cosa che ti dici la mattina allo specchio perché puoi pensare a quello che vedi. Ti tiri su di morale. Cos'è questo? No.
abbiamo quasi fatto, finito il sistema solare. Bravo. Giove, Giove. Vedete quella gigantesca macchia rossa? Indovinate come l'hanno chiamata gli astronomi? La grande macchia rossa, esattamente. Perché fantasia. Ora, la grande macchia rossa, questa immagine è stata ottenuta nel 2000 circa. Da allora ha perso già un terzo della sua dimensione. Sta scomparendo. E la cosa peggiore non è che non abbiamo idea di come mai si sta rimpicciolendo e sta scomparendo, ma la cosa peggiore è che non avevamo idea neanche di come mai non era scomparsa. È un po' come se la ragazza dei tuoi sogni o il ragazzo dei tuoi sogni ti stesse lasciando e te sei ancora perplesso sul perché stava con te. È troppe cose tutte insieme. E allo stesso modo noi gli astronomi continuiamo a cercare di capire come si è potuta formare una roba così, come mai non è scomparsa e non abbiamo idea del perché sta scomparendo. Quindi se qualcuno di voi è interessato alla carriera astronomi, potete lasciare il numero, qua sarete chiamati. Questa è un'immagine della sonda Juno che ora orbita intorno ai poli di Giove, e questa immagine è arrivata circa un mese fa. È la prima volta che abbiamo visto in dettaglio uno dei poli, che se ne ricordo bene quello sud. Ora, non so quanto riuscite a vedere bene da lì, è molto diverso il polo rispetto al resto del pianeta. Questo Giove è 317 volte la massa del Sole. Del Sole, scusate, della Terra. Sono 317 volte la massa della Terra, messi insieme, è gigantesco. E ci vorrebbero più di 1000 in realtà, Giove per fare il Sole. Avete mai sentito dire che Giove è una stella mancata? Sì. Ok. In realtà è falso, è un po' come dire che io sono un fotomodello mancato. Cioè, mancato sono mancato di sicuro, proprio mancato, ma uguale anche Giove. Per Giove, per riuscire ad avere fusione interna, doveva avere almeno 50 volte la massa che ha. È un po' come dire che la Terra è un Giove mancato, in fondo ci voleva solo altri 316 e ce l'abbiamo fatta anche noi. Giove non è una stella mancante, per avere una stella ti serve veramente tanto. È vero che Giove è buona parte di quello che c'è nel Sistema Solare, quindi stava andando in quella direzione, alla lontana. In altri sistemi nascono sistemi binari di stelle per questo. Giove è così massiccio che riesce a spostare il baricentro dell'intero Sistema Solare. Cioè, a un certo punto, il posto dove gira tutto il Sistema Solare è fuori dal Sole. Il Sole e Giove e tutto il resto dei pianeti orbitano intorno a questo punto. Ah, tra l'altro, se volete fare bella figura una volta con una persona, se vi chiedeteli intorno a cosa orbitano i pianeti del Sistema Solare, vi daranno il Sole. No, intorno al baricentro del Sistema Solare. Ah. E non la vedrete mai più. Probabilmente. Questa è un'immagine del polo. A contrasto aumentato, così riuscite a vedere un po' meglio le tempeste. Vedete quanto sono diversi rispetto al resto di Giove? Tra l'altro, le zone più scure sono più in basso delle zone più chiare. Giove è tridimensionale. Se vedete un'immagine della Terra, avete presente le zone bianche sono le nuvole, le zone più verdi sono la superficie, giusto? E quindi percepite la tridimensionalità. Il vantaggio in questo senso è che sappiamo che l'atmosfera della Terra è trasparente, quindi ci vede attraverso. Per Giove questo non lo pensiamo intuitivamente, pensiamo che più o meno tutto uguale. In realtà anche Giove è pieno di atmosfera in buona parte trasparente nella parte più alta. Quindi quelle zone più scure che vedete sono molto più in basso rispetto alle zone più alte che sono più in su. Potreste in teoria andare a fare surf su Giove. Ecco la grande macchia rossa da vicino, finché c'è. Questa è in realtà del 1979. Voi non c'eravate, quasi nessuno c'era nel 1979. No, nemmeno io, cioè, non c'era nessuno. Allora, questa è un'immagine, sempre della sonda Voyager 1, con Europa e la sua ombra sopra la gigantesca macchia rossa. Il motivo per cui è rossa è probabilmente che c'è molto zolfo di da questo colore. Altre zone che vedete sono bianche perché sono più ricche di ammoniaca, ma è più che altro una supposizione. Queste sono le lune del sistema gioviano, sono Io, Europa, Ganimede e Callisto, e sono un po' la boy band del sistema solare, le Backstreet Moons. Sono quattro lune, si chiamano come le amanti di Giove. Io non è una battuta, no, veramente si chiama Io, è piena di vulcani, sembra una pizza, vero? Ha 400 vulcani attivi. Europa, Ganimede e Callisto, tutte quante hanno oceani di acqua sotto.
ognuna di quelle lune ha più acqua liquida sotto la sua crosta di quanta acqua c'è liquida su tutto il pianeta Terra. E non siamo ancora lì a cercare vita, perché evidentemente abbiamo troppe spese di gelati da fare. Ah, ed è un piace anche il gelato, quindi è doppiamente frustrante. Tutte le estate a mangiare gelato e sentirmi in colpa. Lo so, infatti, te perché sei piccola. Ora, quella è Europa e quello è io. E vedete quel vulcano lì che eruppa? E quell'eruzione lì, col pennacchio lì, è 3 volte più grande dell'Everest. L'ho chiamato io perché è il nome mitologico di una delle amanti di Giove. Questa è la superficie di Europa, la seconda delle lune, quella a cui siamo più interessati perché potrebbe avere molto probabilmente vita sotto. Probabilmente, se tutto va secondo i nostri malvagi piani. Vedete la superficie è piena di fratture? Tutte quelle fratture sono causate dal fatto che c'è la superficie fatta di ghiaccio e di acqua che si muove sopra l'oceano liquido sotto. È per questo che si muove tutto e si spacca nel lato. Ed è il motivo per cui è rosso, e pensiamo almeno che in parte dipenda dai vulcani. Tutto quel zolfo che viene dai vulcani di Io finisce poi per cadere sul ghiaccio di Europa e lo trasforma in arancio. Questo è un primo piano. E questa è un'altra delle lune, la più grande di tutto il sistema solare, si chiama Ganimede, è simile a Europa per la composizione, per come è fatta dentro, invece di un oceano probabilmente ne ha 5, uno sopra l'altro, divisi da strati di ghiaccio, e su uno di questi nevica verso l'altro. Perché l'acqua si condensa in piccoli fiocchi sul basso, diventa più leggera rispetto alla pressione dell'acqua, e schizza verso l'altro, quindi nevica in senso contrario, perché sì. Esatto, questa è Callisto, l'ultima grande luna delle quattro della boy band, ed è così piena di crateri, è l'unico posto del sistema solare dove ci sono così tanti crateri che non c'è letteralmente un posto dove puoi fare colpire un asteroide senza distruggere altri crateri. È tipo le case delle nonne, visto che erano piene di questi piccoli affari in ceramica, comunque non ti puoi girare e non c'è letteralmente più un posto dove puoi aggiungere più un altro vivere o statuetta di qualche ballerina in ceramica. Uguale. Queste sono montagne coperte di neve sulla superficie di Callisto. Callisto, tra l'altro, tutte le cose che si trovano sulla sua superficie le abbiamo chiamate con i nomi della mitologia dei vichinghi. Il cratere più grande si chiama Valhalla, il secondo più grande si chiama Asgard, la montagna più grande si chiama Thor. È uno dei posti più belli dove andare a prendere casa in futuro sulla superficie di Callisto, o in generale. Ora lasciamo il sistema di Giove e questi sono gli anelli di Giove. Nessuno li fa vedere mai, nessuna illustrazione li mostra, però se, di nuovo, se vi capita di vedere Giove, ricordatevi che ha anche gli anelli intorno. Sono molto sottili, sono fatti di polvere e di roccia, ed è per questo che non sono così luminosi come per esempio quelli di Saturno. Esatto, Saturno, quanto siete bravi voi. Questo è Saturno. È così leggero questo pianeta che se avessimo una vasca di bagno abbastanza grande galleggerebbe. Ora, d'altra parte, se avessimo una vasca di bagno davvero così grande da poter far galleggiare Saturno, per la sua stessa massa collasserebbe e diventerebbe una stella, quindi sarebbe un po' inutile. Ecco qua. Notate qualcosa di strano? Questo è il polo nord di Saturno. Notate nulla? Ha una tempesta, è più scuro, brava, ed ha una tempesta, è in realtà un sistema di tempeste che è di forma esagonale. Eccolo qui, è visto agli infrarossi qui. Lì manca un pezzo, so che c'è qualcuno di voi a cui darà un sacco di noia il fatto che manchi un pezzo. Si potesse completare, in realtà non si può, però è perché il modo in cui abbiamo ottenuto l'immagine con la sonda. Quello è il sistema di tempeste esagonale che si è formato grazie a venti che arrivano a velocità diverse e temperature diverse, e quando arrivano fino in cima crollano, precipitano verso l'interno, e quindi sotto ognuno di quei lati c'è una tempesta che dovete immaginare così. E noi vediamo solo la parte più alta. Appena arrivano a un certo punto cambiano la temperatura, arrivano in alto, si raffreddano, scendono verso il basso e continuano a fare questo ciclo. Questo è il centro di quella tempesta, è grande come la Terra. È gigantesco ed è bellissimo. Su Saturno di solito non ci immaginiamo tutte le tempeste che vediamo sulla superficie di Giove, tutte quelle colorate, eccetera, e Giove di solito si attira tanto per questo. Io ho tempeste bellissime, anche Saturno ce l'ha e riesce periodicamente a ricoprire un intero emisfero di tempeste
grazie a fenomeni dell'interno di Giove, di Saturno, che ancora non conosciamo. Sui giganti gassosi ci sono oceani di diamanti. Esatto. C'è il metano nell'atmosfera, tutto quel metano, quando viene sprofonda all'interno, viene diviso per la pressione che subisce, e il carbone, che è il carbone? Il carbonio che rimane viene praticamente cristallizzato e si formano oceani interi, fluidi, di diamanti, con iceberg grandi come montagne di diamanti che galleggiano in questo oceano fluido. E succede in tutti i giganti gassosi. Questo è Titano, la più grande delle lune di Saturno, l'unica con un'atmosfera. E se scendete nell'atmosfera, vedete quel bagliore lì? È un riflesso della luce su uno dei laghi che c'è al polo di Titano. Ci sono laghi, ci sono fiumi su questa luna. Non sono fatti di acqua, ma sono fatti, vedete, lì si vedono meglio, che brillano gli infrarossi, sono fatti di metano ed etano liquido. Sono come quello che bruciate nel fornello, solo che in forma liquida. Eccoli qua, questa è un'immagine radar, vedete, sono fiumi, ci sono isole, tutto quel mare è fatto di metano allo stato liquido. Eccolo qua, questa è di una sonda che sta scendendo verso la superficie, questa è la superficie di Titano. E abbiamo mandato, io e Europei, una sonda che è scesa direttamente sulla superficie. Non è vissuta per molto, purtroppo ho potuto vedere soltanto questo, perché nessuno si immaginava neanche se saremmo riusciti a scendere con successo. Ed è stata veramente una sorpresa, si chiamava Huygens. Sul Titano, il Titano è l'unico posto del Sistema Solare dove potreste volare con le ali di Da Vinci, perché è più piccola della Terra, la gravità è molto minore, però l'atmosfera è molto più densa, per cui se fate così riuscite a volare. Sulla Terra non funziona, perché il motivo per cui riusciamo a volare non è perché facciamo così, è che noi ci siamo sempre, abbiamo guardato gli uccelli e abbiamo pensato male, che pensavamo, non in quel senso, pensavamo che le ali, che quello che fa volare è questo. In realtà, se tirate fuori la mano mentre siete in macchina, non se guidate, se però guidate, tirate fuori la mano sul lato, sentirete che se piegate la mano in questo modo, sentirete una spinta verso l'alto. Vi è mai capitato? Quando andate veloce, fate così, a coperta, e sentite una spinta verso l'alto. E per quel motivo che gli aerei volano. Ora, datelo ai vostri professori quando andate a scuola, chiedeteli, maestro, come mai gli aerei volano se sono pesanti, grandi e così, ma non fanno così? Come fanno a volare? Ed è per questo principio, perché piegano le ali e riescono ad aumentare la pressione da sotto e si sollevano. E sul Titano non c'è bisogno di fare questo, perché basterebbe, è l'unico posto del Sistema Solare, basterebbe fare così. Che sarebbe comunque noioso, che dopo un po' ti annoi, ti stanchi. Questa è un'altra, si chiama Encelado. Encelado, sì. Ed è una delle lune di Saturno piene di crepe, e se vi ricorda qualcosa è perché anche questa sopra un oceano, ma in questo caso siamo fortunati perché siamo passati sotto in controluce e abbiamo visto geyser di acqua. Quei geyser lì sono fatti di cristalli di acqua che sono lanciati fuori da oceani sotto pressione sotto la crosta ghiacciata. C'è letteralmente Encelado che ci lancia campioni di acqua. Venite a prenderli. E noi comunque siamo qui a leccare gelati e pensare, forse un giorno. Ma prima, passami il tiramisù. Ora, questi sono sempre altri dei geyser di Encelado, visti dalla sonda Cassini, che è anche passata in mezzo e ha scoperto un sacco di minerali. Il che ci dice una cosa importante. Questa acqua non è solo schiacciata sotto ghiaccio, ma è a contatto con la crosta, con vulcani. Ed è così che è iniziata la vita sulla Terra. Per cui questi sono i posti dove potremo trovare vita nel Sistema Solare, che sono tra i più interessanti. Potremo in futuro sapere che nel Sistema Solare ci sono decine di posti dove c'è vita, perché di lune con oceani sotto ne conosciamo tante. O alcuni più probabili, altri meno probabili, ma ne conosciamo tante. E quindi se siamo molto fortunati, nel Sistema Solare c'è molta più vita di quanto riusciremo mai a vedere in un singolo museo. Allora, questa è la Morte Nera. Pensate, potrebbe incoraggiare a fare prima le vostre studi, perché non si sa mai, non manca molto tempo. No, in realtà è una luna che si chiama Mimas. Ora, non sembra neanche particolarmente intrigante, solo 360 km di diametro, ma la cosa affascinante di questa luna è che quando la vediamo girare intorno a Saturno, se guardiamo il momento in cui è più vicina e più lontana, si schiaccia.
come una pallina, come una pallina di tennis che potreste sentire. Vediamo il modo in cui si schiaccia, si allunga, si distorce. E se l'unico modo per spiegare questo modo che ha di schiacciarsi è se dentro c'è un oceano di acqua. Lo so che sembra a questo punto sì, vabbè, c'erano tutte, sì, a quanto pare è molto comune. Questa è una spugna, questa è una luna che era come quelle altre ed è stata fatta a pezzi, si chiama Iperione, ed è rimasta solo questa, ed è interessante perché la sua orbita è caotica, che significa che tutte le volte fa un po' quello che pare. Sono anni che cerchiamo di calcolare precisamente qual è la sua orbita e tutte le volte fa in modo, a modo suo. Perché probabilmente dipende molto dall'interazione che ha con la gravità di Saturno, ma nessuno sa di preciso. Questa è Dione, indovinate cosa ha sotto la crosta? Sì, un oceano di acqua. E questo l'abbiamo scoperto solo due mesi fa, tre mesi fa. L'abbiamo scoperto grazie all'analisi di cosa c'è in quelle creste, in quelle spaccature grandi che vedete sui lati. Questa è un'altra luna che è tra le più divertenti. Ora vi faccio una domanda. Secondo voi, Giappetto, che è il nome di questa luna, sembra, Giappetto sembra il nome che avrebbe un meccanico della periferia di Roma, però si chiama così. E secondo voi, è nera coperta di bianco o bianca coperta di nero? Sì. Ok, allora, in realtà è bianca, ma è stata coperta da polvere scura da un'altra luna che è andata distrutta intorno a Saturno. È l'unica luna che è così in tutto il sistema solare. Tra l'altro, vedete, c'è una cresta, in questa parte scura si vede un po' meglio. C'è una cresta che è come se fosse una noce. È come quei ovetti Kinder dove ci vedete ancora la parte intorno di plastica. E non abbiamo idea di come è fatto quella cresta, di come mai, perché non c'è nessun posto nel sistema solare dove c'è una cresta del genere. E ancora non abbiamo una spiegazione del perché c'è quella cresta. E so che di solito quando si parla di astronomia, quando si parla di queste cose, si dicono le cose che sappiamo. Ma in realtà il sistema solare è molto intrigante perché noi siamo appena arrivati e tutte queste cose, in buona parte, non abbiamo la più pallida idea di come funziona, cosa sia. È un po' come Darwin, quando ha fatto per la prima volta il giro delle Galapagos e di tutte le isole, vediamo un sacco di forme di vita e non avevo idea di come fossero collegate tra di loro. E, o quando abbiamo scoperto fossili, a cui qui intorno potete vedere i teschi di elefanti, lì, in quella stanza. E quando li abbiamo trovati per la prima volta nell'antichità, abbiamo solo visto il posto da dove partono esatto, c'era il buco e pensavamo che fossero ciclopi, pensavamo che fosse un grande occhio. Il mito dei ciclopi in Italia è nato perché abbiamo trovato in Sicilia teschi di elefanti. C'erano i mammut in Italia. Purtroppo sono scomparsi. Se solo ci fossero ancora i mammut, sarebbe divertente. Te non vorresti scavalcarlo? Cavalcarsi, un mammut. Queste sono montagne coperte di neve con macchie sulla superficie di Giappetto. E questo cos'è? Urano, bravi, bravissimi. Urano è la penultima luna, penultimo mondo del sistema solare che vi farò vedere. Quasi finito, ed è così, non è storta l'immagine, è realmente piegato Urano. Urano gira sulla pancia, è piegato a circa 90 gradi ed è il più pigro del sistema solare. Gira sulla pancia perché probabilmente ha avuto un'interazione molto ravvicinata con un altro gigante gassoso che non c'è più, o almeno questa è una delle teorie, però in realtà sotto sotto non abbiamo idea. Questo è il sistema delle lune più vicine, anche nel caso, come dicevamo per Venere, no? Urano non sembra granché quando lo guardi alla luce con i nostri occhi. Se cambiamo filtro, vediamo le nuvole che ci sono sotto, vediamo gli anelli, vediamo le piccole lune che sono. Queste sono le più grandi. Sotto ognuna di queste, vedete le spaccature, tutte quelle spaccature ci sono su Ariel qui, o quella grande bianca che c'è su Titania di là, o quella montagna che c'è sopra, o quello col polo bianco che c'è lì, è Umbria. A questo punto dovreste essere diventati dei geologi provetti. Tutte quelle sono indizi che potrebbero esserci un oceano sotto la loro crosta. Ma la mia preferita è questa, che sembra il mostro di Frankenstein tra le lune del sistema solare, si chiama Miranda. È una piccola luna di circa 1000 km in diametro, che però si è praticamente fermata come era nella crescita della sua geologia. Si stava formando, aveva gigantesche fratture sulla superficie, ed era molto calda e poi si è raffreddata velocemente. Non abbiamo ancora idea del perché, ma è rimasta esattamente come era all'inizio, quando era giovane. Questa è una montagna grande sul lato che vi ho fatto vedere. Vedete qui in basso, prima dell'ombra?
delle scie luminose. Cioè, non sono proprio scie, quello è un dirupo, sono praticamente uno scoglio. È alto più di 6.000 metri. Se tu stai su, si chiama Verona Lupes, perché le cose pericolose le chiamiamo come il vento. Se tu stai sul lato, salti verso il basso, scendi come una piuma verso la superficie. La gravità di Miranda è molto piccola, per cui è abbastanza piccola da non attirarti velocemente giù e spaccarti la testa, ma abbastanza da tirarti giù, quindi non rimani lassù. E quindi puoi scendere piano, piano, piano come una piuma. Poi ti metti il cappuccino mentre guardi all'interno del casco, che sembra un po' scomodo. A meno che non sia Starbucks, ma non so se vale come cappuccino, perché in realtà lo dovresti bere con una calduccia, ma che cappuccino si beve con una calduccia? Gli americani. Ora, questo è l'ultimo dei grandi pianeti del Sistema Solare, è Nettuno. E quello in basso è la sua più grande luna, l'unica grande luna che ha Nettuno, ne ha di più piccole, ma sono più piccoline, e si chiama Tritone. Esatto. È lontanissimo, è molto lontano. Da quando siete nati voi non si è ancora compiuto nemmeno un mese su Mercurio. Su Titano. Questo è Titano visto da vicino. Vedete che ha una gigantesca tempesta nera? Nessuno aveva idea del perché c'era, e mentre gli astronomi stavano lavorando, a un certo punto, circa 3 anni dopo, hanno iniziato a osservare di nuovo dalla Terra con diversi telescopi, tra cui anche Hubble, per vedere se quanto era grande davvero questa gigantesca tempesta. Indovinate? Sparita. Era scomparsa. Ecco, come le case di Giove, ancora stavano cercando di capire come si era formata ed era già scomparsa. E mentre cercavano, hanno trovato un modello e hanno detto: ok, abbiamo capito, è scomparsa perché è cambiato questo, questo e quest'altro. Sono andate a verificare e indovinate? C'era. Era ricomparsa. E non abbiamo idea del perché, e continua a comparire e scomparire, e continua a formarsi. Vedete quelle sopra? Sono nuvole di ghiaccio di ammoniaca. E non solo, ma Nettuno è molto più caldo di quanto è Mercurio, Mercurio Urano. E non abbiamo idea del perché è troppo lontano, dovrebbe essere freddissimo, invece è ancora caldo. Questo è Tritone, e ora non so se riuscite ad apprezzare la cosa, ma questo è un pianeta nano che è stato rubato da Nettuno, e se guardate da vicino sulla superficie, vedete quelli? Sono geyser di ghiaccio di azoto. Sono vulcani giganteschi sulla superficie e sono tutti geyser piegati dall'atmosfera. Ci sono venti su questa luna che spingono i geyser lontani sul lato. E questi sono gli anelli di Nettuno. E questi, indovinate cosa sono? Plutone da orbita. Bravo, grande! Due biscotti per te, questo è il secondo. Plutone e Carone. Non so se qualcuno di voi avete già visto tutte le immagini di Plutone scattate da New Horizons. No, allora avete una bella sorpresa che vi aspetta, perché Plutone fino ad un anno e mezzo fa era un puntino e basta. Poi abbiamo mandato una sonda passata lì vicino e abbiamo scoperto che è così. Cioè, dopo averlo declassato e trattato malissimo, noi l'abbiamo visto e ci ha mostrato un cuore gigantesco tenerissimo sopra. Sembra un peluche! Sembra finta, non sembra neanche un pianeta vero, è adorabile. E sapete, abbiamo iniziato a chiamarlo in vari modi, con quel cuore gigantesco, lo abbiamo chiamato tutta la zona, si chiama Sputnik, Sputnik Planum, e tutta quella zona nera sotto, coperta da polveri scure, in realtà l'abbiamo chiamato, non so quanti di voi capiranno questa citazione, ma si chiama Cthulhu Regio. Cthulhu, esatto, quando sarete grandi capirete. Allora, questo è il suo compagno, non è nemmeno giusto a dirle Luna, si chiamano così per un romanzo di fantascienza, quando sarai grande vedrai che è molto bello, ci sono mostri, tentacoli, fanciulle in pericolo. Questa è la Luna, anche se Caronte e Plutone hanno una relazione un po' particolare, perché il loro mare centro è in mezzo, quindi è quasi un sistema doppio in realtà. Se fossero stelle, noi avremmo avuto problemi a chiamarli stelle binarie. Il problema è che, essendo pianeti nani, gli astronomi tendono a litigare tutte le volte le definizioni, e quindi abbiamo smesso di dibattere, abbiamo chiamato Luna e basta. Tutta quella parte sotto, vedete, è più liscia di quella parte sopra? Sapete perché? Inizialmente, indovinate cosa c'era sotto la crosta? Esatto, c'era un oceano. E se guardate lì in basso, vicino a dove c'è l'ombra, c'è una montagna più grande dell'Everest che è sprofondata nel ghiaccio. Che ci fa lì dentro? Sembra tipo il sasso che troveresti nella suola della tua scarpa, che ti danno e non riesci a togliere. Come è fatto una montagna così grande a sprofondare all'interno? Tutto quel canyon che c'è, che vedete in mezzo, è più grande del Gran Canyon sulla Terra, e non abbiamo ancora idea di come si è formato.
Non abbiamo nemmeno ancora idea di preciso di come mai c'è tutta quella macchia rossa sopra, o se c'entra con quello che vediamo sulla superficie di Plutone. Quanto è bello Plutone! E tutta quella macchia bianca, quella zona bianca del cuore, ha più o meno la consistenza del dentifricio. Se state sopra potete sprofondare, perché è fatta di ghiaccio di azoto. L'azoto è quello che noi respiriamo qui sulla Terra, mentre lì diventa ghiaccio. Tutte le montagne sono fatte di ghiaccio di acqua e sopra c'è ghiaccio di azoto e nevica sopra ghiaccio di metallo, come i fiocchi. È veramente pazzesco questo allora. E non solo, vedete, si staccano pezzi e sprofonda, perché tutta questa zona che si chiama Sputnik periodicamente ingloba e mangia materiale delle coste. Tutte le montagne che sono sulle coste vengono trascinate verso l'interno e sprofondano all'interno del pianeta. E poi vedete quei puntini, sapete cosa sono? Non abbiamo idea. Ma questo potremmo avere un'idea, guardate, perché su Plutone attualmente c'è un'atmosfera molto rarefatta. Secondo gli studi che abbiamo fatto con New Horizons, circa 800.000 anni fa, quindi è pochissimo, c'erano già gli umani sulla Terra, i primi umanoidi, 800.000 anni fa l'atmosfera di Plutone era 40 volte più densa di quella di Marte ora. Era abbastanza densa da avere laghi, che vedete qui sul lato, che sono più di 30 km grandi, laghi liquidi di azoto. Azoto liquido o neon, non sappiamo di preciso, potrebbe essere neon allo stato liquido sulla superficie. Di qua vedete delle fratture che ci sono nel terreno, sono fiumi, sono sistemi di fiumi e laghi. E questo è una delle ultime che vi faccio vedere, che è Plutone con l'atmosfera. Se lo vedete potete vedere anche l'ombra. Quanto è bella questa immagine! E abbiamo tenuto da dietro e abbiamo visto le nuvole di Plutone sopra le montagne di ghiaccio di acqua. L'altro mondo blu, l'atmosfera di Plutone è blu. Questo è quello che vedreste se fosse dall'altra parte di Plutone a occhio nudo. Questo non è modificato, non è aumentato, è quello che vedreste realmente se foste lì. E questa è anche la prova che ci siamo stati, perché non importa quanto fai grande un telescopio sulla Terra, ma non c'è nessun modo per ottenere un'immagine da dietro Plutone. L'unico modo per ottenere questa immagine è davvero andarci dietro Plutone. Ed è stata una delle più grandi, avventurose, incredibili missioni che abbiamo mai fatto nella nostra storia. Alla velocità della luce ci volevano 4 ore e mezza per mandare un segnale verso questa sonda. 4 ore e mezza. Ed è stato uno dei momenti più belli e più emozionanti della nostra storia. C'erano, quando la sonda ha mandato queste immagini, quando ha mandato solo il beep che ce l'aveva fatta, c'erano 1 miliardo di persone che stavano condividendo immagini e cose di questa sonda. È stato incredibile, perché ci sentivamo tutti partecipi di questa cosa. Non era una sonda europea, americana, russa, era noi umani che per la prima volta abbiamo passato oltre Plutone. Siamo passati oltre Plutone e abbiamo scattato foto del genere. E a bordo della sonda c'erano ceneri di Clyde Tombaugh, che è il ragazzo che a 25 anni aveva scoperto Plutone. E sono i primi resti umani, i primi frammenti umani, che lasceranno del tutto il sistema solare. Perché la sonda continuerà ad andare, continuerà a uscire dal sistema solare, e anche quando noi non ci saremo più, anche quando non ci sarà più nemmeno il Sole, nemmeno i pianeti, tra miliardi e miliardi di anni, sia New Horizons che le sonde Voyager, che le sonde Pioneer, saranno in giro per la galassia, per tutto il resto del futuro della galassia. Questo è tutto il sistema solare, questo è tutto quanto in scala, così potete rendervi conto. Vedete, noi siamo lassù, frammento lassù, con la Luna, e questo è tutto quanto, tutti i mondi del sistema solare che sono sferici, incluse quelle che sono lune, questo è tutto quanto quello che abbiamo nel sistema solare. Ora, volevo finire con questo. Questo è il quanto più diverso abbiamo visto nel nostro sistema solare. Vedete, quello è Proxima Centauri, è la nostra stella più vicina. Dalla missione Kepler sappiamo che ci sono almeno un centinaio di miliardi di pianeti di vario tipo nel sistema solare. Abitabili ce ne sono miliardi possibili. Miliardi. Se ci sono così tanti sistemi, se abbiamo così tanta diversità solo nel nostro giardino di casa, quanti altri mondi ci sono là fuori? Quante combinazioni? Quante altre cose potremmo vedere? Andiamo a vedere. Esatto. Grazie per essere stati, è stato un pubblico meraviglioso.
per delle domande, vero? Ti passo il pezzo di luna che potete toccare con un dito. Potete realmente dire che avete toccato la luna, qualcuno che dice faccio toccare la luna. Mi raccomando, sistema dei tre corpi. Che è un pezzo di Marte. Abbiamo anche un pezzo di Marte, sì. L'unica cosa, vi ricordo che domani saremo con Adrian a Villa Croce dalle 11 alle 18, ma in caso fosse brutto tempo o nuvolo presso la nostra sede con Adrian, siamo dalle 14 alle 18, salita superiore della noce 27, ingresso gratuito. Fate quello che volete, l'unica cosa che alle 18, così io vi ringrazio. Se sono domande di mare, se no so accanto la germana. Vinina, lo so, sarebbe durato troppo.